Non ricordo cosa stessi dicendo, giusto, stavamo parlando delle sub, allora Splendori, qui su questo canale, quindi Tierless Raptor, abbiamo due livelli di sub. Abbiamo il livello base, chiamato Pepe Gotti, con il quale, al costo di 3€, euro, avrete in cambio le emoticon del canale, il badge abbonamento, la possibilità di accedere alle stanze per soli sub sul server Discord, che trovate linkato in fondo alla descrizione, e infine eh, la possibilità di riguardare tutti quanti i VOD, quindi le repliche delle live... Direttamente da questo canale senza dover aspettare due giorni, ossia fino a quando queste live non vengono ricaricate interamente, proprio senza tagli né niente, sul secondo canale, ossia Tearless Live. Tra l'altro, se le guardate qui su Tearless Raptor le vedrete pure senza pubblicità, mentre se eh, le vedete, le riguardate su Tearless Live, vi beccate pure quelle. Grazie di Litio per l'abbonamento, Pepegotto Premium. Uh, per il... Cos'è? Il terzo mese? quarto mese? Non lo so, comunque grazie di Litio Un bacione anche a te E per l'appunto, con l'abbonamento premium Tipo quello che ha fatto Litio Oltre alle cose che ho appena citato Sappiate che aggiungendo 2 euro in più rispetto ai tre originali Perché l'abbonamento premium costa 5 Avrete anche Allora uh, La possibilità di partecipare a dei subday Un po' più strutturati E poi, apro una piccola parentesi riguardo i subday E infine la possibilità di votare Alcuni sondaggi che per l'appunto, eh, poi diciamo vi danno il potere di decidere del contenuto che poi porto sul canale. Ad esempio, gli ultimi due video di NBA 2K che sono usciti sono stati scelti da voi. Il prossimo video di FC24 che uscirà, quindi quello di questo fine settimana, è quello di questo fine settimana, ossia quello che arriva, eh, è stato anche scelto dagli abbonati premium. Insomma, avete un attimino di vantaggi di questo tipo. Um, poi. Per quello che riguarda i Subday, per l'appunto, mentre ringrazio anche il buon Samuele per il quarto da Pepegotto Premium, thank you, thank you, thank you. Um, per quello che riguarda i Subday, qualcuno mi ha chiesto un paio di minuti fa: TR quando farei il prossimo? Allora, nelle scorse settimane ne abbiamo fatti un paio, uno dedicato solo e unicamente ai Pepegotti Premium, eh, ossia le 1v1, perché per quelle sfido soltanto i Pepegotti Premium. Dopodiché. Abbiamo fatto anche una, un sub day aperto a tutti. Mentre ringrazio il buon Nicolò per l'abbonamento da Pepe Gotto Premium. Minchia ragazzi, quante sub stasera? Siete tantissimi. Un, un bacione, davvero gentilissimi. E co comunque eh, abbiamo fatto una serata Mario Kart dove potevano partecipare tutti quanti gli abbonati. E questo perché? Perché quando apro, o meglio avvio, un torneo di Mario Kart, non mi costa nulla andare a condividere il codice con alcune persone o con un gruppo un attimino più allargato, ok? Perché l'effort dietro è zero. Per quelle cose un attimino più strutturate, come ad esempio le 1v1 o altri format che ho in mente, ma che richiedono un po' di lavoro per essere attuati, o meglio realizzati, e quindi probabilmente non li vedrete prima del mio eventuale trasloco nella prima metà dell'anno prossimo, perciò quando arriveranno sarà... ...luglio-agosto del 2024... Uh, ...non ricordo come avessi iniziato la frase... ...però sì, ho altri format in mente... Uh, tramite, ...tramite cui coinvolgere i pepegotti premium... ...però non li vedrete prima di luglio-agosto dell'anno dell prossimo... ...perché... Uh, ...come ben saprete sono ancora... ...nel bel mezzo della, della ricerca di una casa in cui andare a vivere... E spero di trovarla nei primi mesi dell'anno prossimo, così da potermi muovere per, facciamo maggio-giugno, e poi da giugno-luglio, diciamo con la fine della scuola, poter contemporaneamente riprendere anche una programmazione delle live un attimino più, um, più regolare, ecco. Poi, per quello che riguarda il lato video, ve lo dico, cercherò di lasciare meno buchi possibile, nel senso che, il mio obiettivo adesso, tra oggi 20 novembre e... Adesso vi butto lì una data a caso, è eh, il primo di febbraio, quindi nei prossimi due mesi e mezzo, è cercare di registrare il maggior numero di video possibili, perché tanto io la programmazione me la scrivo di tre mesi in tre mesi, in modo tale da arrivare poi mh, eventualmente a, per l'appunto, il primo febbraio con già un mesetto di video di anticipo perché nel caso poi dovessero venire fuori novità, dovessi avere impegni extra lavorativi, comunque il canale a livello di video rimane coperto. Non sarebbe coperto a livello di live, ma questa è anche una delle ragioni per cui mesi fa ho deciso di abbandonare Twitch in favore di YouTube. Uh, il fatto che la mia presenza mh, non sia più richiesta con quotidianità, co proprio come, come, dire, come mh, requisito base. Per essere uno streamer mi permette anche di dire ragazzi per due settimane, tre settimane non ci sono e non succede niente. E questo perché, come chiedevate due secondi fa, um, non c'è lo stress del dover correre dietro agli abbonamenti col Prime che se uno non lo fa da te lo hai perso per sempre. Di fatto gli abbonamenti su YouTube vi rimangono attivi, quindi chiunque lo abbia fatto l'abbonamento lo manterrà a meno che non vada manualmente ad eliminarlo. Che legittimo, eh. Non sto dicendo che non dobbiate farlo. Uh, però ecco, tendenzialmente. So che è un ragionamento un po' del cacchio e che sembra che stia qua a fare l'elemosina, non è quello che intendo dire. Me Mentalmente, per me è molto meno stressante sapere che qualcuno ha deciso di supportarmi, uh, magari tipo usando i propri soldi, e quindi lo fa con più tranquillità, al posto di ho un abbonamento gratis. Lo do a lui, ma se lui non c'è, lo do a qualcun altro, lo perde. Ok? Eh, perché trovo. Trovo meno stressante e meno sbagliato che qualcuno decida di smettere di fare l'abbonamento perché non vuole più farlo, perché non può più farlo, il che è perfettamente legittimo, ci mancherebbe altro. Eh, che perdere un qualcosa che è gratuito per voi, non lo so. È un ragionamento stupido, eh? Forse sono una delle poche persone che effettivamente ci, so ci soffre, ci ha sofferto per questo ragionamento qua. Ma. Se voi avete una cosa che potete darmi gratis, è, è quasi sensato che io cerchi di corrervi dietro. Perché se non la date a me, quella cosa la data a qualcun altro. Se invece sono... Una... L'azione che fate è decidere di prendere dei soldi vostri e donarli in supporto a qualcun altro... è, è un po' diverso, non so come dire. Uh... È una cosa che avete fatto volontariamente voi, non devo inseguirvi. Lo trovo sbagliato venirvi a inseguire e dirvi Ehi abbonatevi bastardi Io ve lo ricordo, ve lo butto lì come reminder Che c'è questa possibilità Ma non... Uh... Sappiate che ai miei occhi non siete delle merde Se non vi abbonate, anzi Sono persone che Ringrazio profondamente Quelle che mi supportano Ma sapete che non è l'unico modo per supportarmi Anche semplicemente essendo presenti Sorbendosi le pubblicità che appaiono uh, Ma anche semplicemente essendo qua facendo numero Guardate che roba importante Uh, quindi, non lo so che come sia finito il discorso. Salve amici, buonasera. Come state? Smasciate like alla live e al vod della live se state guardando su Tearless Live. Mi raccomando, <ride> iscrivetevi. Arriviamo a 100.000 iscritti su Tearless Live. Please. Arriviamo a 600.000 iscritti su Tearless Raptor. Please. E non so cos'altro dirvi. Signor Tearless, perdo. Certo, Beat, l'ho ascoltata sicuro la canzone. Sono un pezzo di merda, guarda. Ce la cacciamo ora in sottofondo. Mi perdoni. Mi perdoni, sono un... Un fallocefalo, come direbbe un... Un grand'uomo. Eccolo qua. Aha! Adesso no, me l'ha fatta scaricare! No! E niente, mi... Mi... Beat mi ha cacciato il il virus ci sta mi piace questo stile un attimino meno non so come dire meno pulito e raffinato di suono mi piace questa sorta di 8 bit 16 bit 32 quanti sono il suono un attimino più elettronico, un po' meno pulito, ci sta. Bello, bello, bello. Apprezzabile, Beat. Questo qua è, è, è palesemente uno dei pezzi della soundtrack di un gioco indie alla Undertale. Alla Undertale, non dico proprio Undertale. Quando arrivi nel paesino pacifico, che però in realtà pacifico non è perché lo è soltanto all'apparenza. Perché poi andando avanti con la storia scopri che qualcosa di orrido avverrà lì dentro. Quindi questa è la musica che suona fino a quando non succede quel qualcosa. E c'è il silenzio. E senti soltanto il toc, toc 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 dei tuoi passi. Stereo Sound, bravo Mirko, bravo. Ok, vero. Bello, 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 ci piace. Ci piace, ci piace. GG Beat. Umbria the Game. Non credo esista Umbria the Game, vero? Umbria the Game No. Cioè, allora, in realtà c'è una mappa per un gioco basata sull'Umbria, ma è un gioco da tavola, non è un, uh, un gioco videogioco. V vero che però, cioè, per quanto iper specifica la mia descrizione è comunque perfettamente adatta. Vabbè, poco importa, signori! Passiamo tutti quanti nel magico mondo di Pandora. SMP, stagione 4. Con Prime, ovviamente, l'abbonamento lo potete fare, ma su Twitch. Ha più senso se l'abbonamento lo fate a chi su, su Twitch ci streama davvero. E sappiate che tutte quante le persone che sono sul server di Pandora streamano su Twitch. Io sono l'unico pirla che streama su YouTube. In realtà che io sappia anche Fieric fa la doppia live Twitch YouTube, ma per via di regolamento di Twitch lui non può interagire con la chat YouTube, quindi è semplicemente un restream della diretta, ecco. Quindi nulla, nulla di che. Vabbè, signori, switchino di visuale. No, eh. Lo fanno apposta. No, lo Nova lo fa apposta. Nova, secondo me, lo fa apposta, vi giuro. Sono appena entrato sul server, ho fatto quattro passi, server chiuso. Perché? Nova, io attacco alle sette! Ah! No, non dirmi. Giuro. Giuro che si sta cacciando un aggiornamento Mo. Io vado a cercare Nova. E gli dico brutto, cattivo, maledetto, infingardo. Allora, ah no, si è ripreso. Sta per crashare. Aha. Ah ah. Signore e signori, buonasera, bentornati nel server di Pandora, server che si sta espandendo sempre di più. Vedo degli edifici che per dire ieri notte non c'erano, quello vi giuro non c'era ieri notte. Però dovete anche sapere che ieri notte non c'era nemmeno quello, anche quella roba lì è nuova, ma fino a ieri notte anche il mio Giga People non era completo. Perché signori, eccezione fatta per la parte più alta. Per la sommità, che sarà uh, molto sferica... E grazie Henry per i 10 roids, un bacione. Salve Tier, vorrei proporti una gag. Ogni, ogni volta che qualcuno ti dice qualcosa, tu guarda la tua casa e infine dici... La vedi quella cosa lì? Bene, quello è il cazzo che me ne frega. Bella! Non ogni volta, ma ogni tanto la userò. Sicuramente. G grazie per la donation intanto, thank you. Stavo dicendo... All'interno del server di Pandora SMP Stagione 4, gli edifici attorno a noi stanno crescendo sempre di più e sono sempre più alti. Cioè, anche quella roba lì, vi giuro, fino a ieri notte non c'era. Devono averla costruita oggi durante, durante la giornata. Quella roba lì non c'era fino a ieri notte. Quindi la gente sta giocando, ma anch'io ho giocato off camera. E giocando off camera ho terminato l'esterno, e cappella a parte, ovviamente. Della nostra pipoca. siete pronti a vederlo? Rullo di tamburi Oh Tada Ci ho anche messo il muschio In realtà non mi convince molto l'aspetto muschio Però in realtà Aggiungendo qualche dettagliuccio in più Per rendere il tutto un po' più dondeggiante Eh? Eh? Manca soltanto la, la parte di cappella su in cima Dopodiché abbiamo finito Forse potremmo anche iniziarla già oggi La cappella, secondo me Non lo so, vedremo. Eh, questa qua è la donation. Thank you ancora, bello. Sì, sì, in pietra lo lascerò in pietra. Magari aprirò qualche fessura qua e là che... Se ci fosse su un vero pipo sarebbe problematico. Però in realtà non c'è, nel senso... Qualche piccola fessura per qualche finestra sicuramente verrà aperta per il momento, però rimane così... E comunque, e comunque, 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 anche l'interno è stato praticamente ultimato. Ho aggiunto qualche dettagliuccio qua e là per rendere il, lo stacco tra pareti e soffitto un attimino meno rigido, meno netto. Ho creato un collegamento acquatico che va dal piano terra fin su in cima. Il problema è che poi io non so nuotare su sto gioco. Non vedo l'ora di avere un uh, della soul sand, e comunque. Ora, grazie a questa colonna d'acqua possiamo arrivare fin su in cima e il punto è che. Va che bella! Quanto è bellino il server di Pandora visto dall'alto del mio pipo. Va che roba caruccia. In ogni caso, signori, al di là della. Che cos'è successo laggiù? Chi è che ha fatto un campo di grano enorme? Che esagerazione però. Posso dire che chiunque abbia fatto quel gigantesco campo di grano ha qualche piccolo complesso di inferiorità. Ma no. cioè Si vede che uno col cazzo piccolo per aver fatto un, un campo di grano così, così enorme. Cioè, mamma mia, tutti questi qua che vanno in giro a sovracompensare. Non come me. <ride> Ho fatto una gigantesca cazzo palle torre. E eh, vabbè, comunque. Um, allora. Stavo dicendo. Pipo Casa finita e resa anche leggermente più rotondeggiante con qualche dettagliuccio qua e là perché prima era un attimino troppo netta, un attimino troppo secca, cioè guardate quella sfera, quella sfera è fatta proprio male, non ho idea di chi sia quella sfera, ma è fatta proprio male, a differenza invece della rotondità sia delle mie palle, no, non le mie mie, ma le mie in game, sia della cima della torre. E dovete ancora vedere la cappella, perché raga, la cappella sarà altrettanto tonda e spunterà là in alto, ma ancora non so di che materiale farla, probabilmente in vetro, probabilmente in vetro, ma non so di che colore. Perché avrebbe senso di legno marrone, ma non so se ho del legno marrone. Non lo so, ok, devo ancora capire un paio di cose. Non è questo quello che conta è questo perché signori, perché nella scorsa live prima che il buon non ricordo mai il nome dell'aiutante del professore. Prima che il buon Elvio rompesse le mura per permetterci di uscire all'esterno e di esplorare il mondo al di fuori, per l'appunto delle mura che ci costringono qua dentro, um, qualcuno, qualcuno a me ignoto, cioè qualcuno che io ancora non ho idea di chi cacchio possa essere, ha rapito mio figlio, ha rapito Rolando. La nostra mandragola è stata rapita e quindi oggi dovrò cercare di recuperarla. Ora, c'è qualcuno online. C'è qualcuno online. Anzitutto, live on. Grazie. Devo cercare le persone e chiedere informazioni per sapere se hanno visto qualcosa riguardo al rapimento del, uh, del nostro povero piccolo Rolando. Anche perché ricostruiamo i passi. Questo è un vero Ace Attorney Investigation momento. Allora, il nostro Rolando stava rinchiuso qua sotto. Qualcuno ha scavato un piccolo tunnel sotto al povero Rolando e lo ha condotto qua fuori, passando per eh, questo angusto corridoio. E eh no! E eh no! Nova! Basta! Nova mi rovina la lore e il racconto. <ride> niente. No, no, niente tier list. Si va. Io mi sto rigiocando tutto i Sattori. comunque in questo periodo. Sono arrivato all'inizio del caso del Samurai d'acciaio, cioè lo sto giocando con calma, eh, ma lo sto facendo. <coughs> <coughs> Ok, stavo dicendo, prima che qualcuno mi chiudesse il server, stavo dicendo che il povero Rolando è stato fatto passare per questo angusto corridoio di terra e poi tramite una scaletta è uscito qua fuori. Ora, che cosa abbiamo attorno a noi qua fuori? Abbiamo quella casupola lì. Io ancora non ho capito chi ci abiti qua dentro, però deve essere per forza qualcuno di questa casa. Fatemi investigare. So che non dovrei entrare a casa altrui, ma fatemi investigare, c'è la porta aperta. Spero che Rolando non sia scappato. Permesso. Non c'è nessuno. Rolando! Caccia un urlo se sei qui. Ho sentito suoni. Rolando! Rolando! Uh -oh! È un brutto segno. È un brutto, bruttissimo segno. Entrare in questa casa è stato un errore. Mi sono cacato di brutto. Comunque, un urlo c'è stato. Ma non era rolandico. Era di presenze paranormali. Io quasi quasi da qua me ne vado. Perché Rolando non è qua. Fatemi intanto ricoprire il buco da cui siamo usciti. Eh, <ride> buco. Madonna, mi sono cagato in mano tantissimo. Maro, se non avessi fatto la cacca prima di attaccare la live, ce l'avrei adesso nei pantaloni comunque. Uh. E comunque. Allora, il povero Rolando qua non è. Quindi, dove altro potrebbe essere? Magari qualcuno l'ha piantato nel campo di grano? È possibile. D'altronde sembrava quasi una sorta di radice. Potrebbe essere un Daikon con le gambe, per quanto ne sappiamo noi. Quindi, boh. Qua abbiamo api. Ma non vedo Rolandi in giro. Mm. Fatemi, fatemi guardare da un punto un po' più in alto. Marò. Mi son cagato di brutto, regà! Non mi pare di vedere mandragole qua. Vedo soltanto api e grano, api e grano, api e grano. Vabbè. Ciao, broschi. Tu di chi sei? Tu sei José. Non c'è niente José di interessante. Però sta scappando a qualcuno, quindi... Vabbè. Ha fatto uno spin! Che cavallo fico. Ho visto gente? No, erano cavalli, come l'ho detto. L'unica cosa che posso fare è investigare le quasi... Le, eh, le quasi? L'unica cosa che posso fare è investigare le case qua attorno. Sapete ora che ci penso... Di chi non conosciamo la location di Simo. Eren si è nascosto da qualche parte all'interno di una palla, così disse, ma non ho idea di dove sia questa palla. Per quanto ne so, la palla di Eren potrebbe essere da, da qualsiasi parte qua attorno, ma non ho visto nessuna palla, quindi probabilmente è sottoterra all'interno di una palla. Però potrebbe essere anche da tutt'altra parte, quindi, beh, che c'è qua sopra? Fatemi investigare qua sopra. Sembra un carcere di massima sicurezza creato appositamente per mantenere chiuso il nostro povero Rolando. Caserma del colonnello, vietato l'accesso. Guarda, guarda, guarda. Oh! Oh! <ride> Sono entrato alla faccia tua. <ride> Comunque è davvero una caserma, quindi forse è meglio non entrare. Andiamocene. Chi è che fa il colonnello qua dentro? Ah! Non sapevo avessimo un colonnello. Per il resto, boh, cioè, mi sembrerebbe stupido fare un tunnel d'ingresso che va in là se non si viene da laggiù. A meno che non sia stato fatto apposta per sviarmi, perché è possibile. Che bello questo coso. Non ho idea di come si faccia, ma che bello! Boh. Non saprei neanche chi potrebbe essere stato, perché, cioè, nessuno ha una vera e propria ragione di rapirmi Rolando per... Beh. Cioè, faccio fatica anche soltanto a capire il motivo di questo rapimento. Cosa vuole la gente da me? Soldi? Non è che ne abbia chissà quanti. Vuole che abbatta il pipotto? Non se ne parla, piuttosto tenetevi mio figlio. C'è una persona laggiù. Devo, devo andare a investigare. Signori... S signori, scusate, salve. Ehi, Ciao. Bu buonasera, posso disturbarvi un secondo? Lo stai già facendo, quindi che cazzo chiedi, no? Legittimo. Eh, allora, <ride> mi è stato rapito mio figlio venerdì scorso. <ride> da poco. No, io... Sì, io hanno niente. rapito mio figlio settimana scorsa, per caso qualcuno di voi ha visto qualcosa? Mm, io, non, io non ho visto niente. Aspetta un attimo. Mm. Se... No, non perché dovrebbe avere mio niente. figlio dentro un barile? Scusi. Mi faccia controllare. <ride> no, perché. <Mi> faccio... <ride> Cosa sta cercando? Eh, magari è lì. La no, ho già cercato un po' attorno, non vedo niente però. Qualcuno di voi sapeva dell'esistenza di mio figlio? No. Ci sa fare un attimo delle radiografie umane per poter capire. Non, è umano. Posto... non è umano. Non è umano. Ho fatto sesso con una pianta. Ok. Okay. ok, e cos'è nato? Tipo il coso di Harry Potter. Eh, tipo mandragola. sì, esatto, una mandragola, esatto, esatto. Ok. Ah, Qualcuno vabbè. di voi ha visto una mandragola in giro per caso? Si chiamava Rolando. No, se sentivo delle urla mi sarei eccitato, quindi no. Allora, eh. proverò a tirare ogni singola pianta. Se sento urlare la porterò da lei. Va bene, la ringrazio. Io Ma intanto si, si figuri, sto, sto continuando a investigare perché il povero Rolando se n'è andato. Vi lascio fare. Scusate ancora okay, per il disturbo. Un attimo, scusi ok bello zaino grazie beh non c'era niente di interessante quindi mi spiace Come per è lei c'è un libro c'è un libro me lo rubo non è interessante Come? ma non, non no, penso ma... sia molto interessante no, no, no. se vuole tenga pure non no, me ne no, faccio okay. niente no, 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 non no, si preoccupi no 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 non, no, non no, no. metterei mai va bene però deve stare attento eh? sì 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 fate attenzione anche voi arrivederci arrivederci porti rispetto eh, arrivederci Yuppie, yuppi <ride> yuppi yuppi <ride> E eh, vabbè, non mi sembra di avere beef con nessuno. Comunque, Eme voleva il libro, ma sicuramente lo ha, lo ha già ottenuto da qualche altra parte. Cioè, siamo andati in giro per mezzo mondo. Qualcosa l'ha trovato, non ha motivo di rapire. Però è stato rapito prima. Nah. Boh, non lo so. Allora, ah, giustamente, voi direte, Tiar, um, perdonami, ma chi è Wilson? Perché hai, hai, hai questa, come si dice, questa lontra in casa? E me l'ha portata Goldo, ero qua che costruivo la cazzo palle casa e a un certo punto è apparso Goldo che mi ha lasciato questa lontra in casa e poi se n'è andato via. L'ha chiamata Wilson, ha fatto tutto Goldo, io vi giuro non ho fatto niente, quindi, ok, gra grazie Goldo. Vabbè. Ehm... Mi, hanno, mi hanno ciulato la chestplate. E eh vabbè, tanto chi se ne frega. Che se la tengano la chestplate. Non me ne facevo niente. Ricetta zaino, ricetta corda, ricetta scaffale, zaino. Bello. Signor Tirlos dicono che in chat che lei sta dicendo che sono un citrullo. Volevo confermare che ha perfettamente ragione. Ma sig fronzo berro. Questi sono solo... Um, aspettate, devo cercare una parola per capire se ha senso. Queste sono solo menzogne. Non... Eh, volevo dire facezze, ma facezze non ha senso. Non oserei mai dire... Non oserei mai associare tali, cotali parole alla sua illustre persona. Pensavo a facezze, ma facezze non ha senso comunque. Forse era fandonie. Io comunque nel dubbio mi piego. Quanto viene brutta su Minecraft! Quanto viene brutta su Minecraft la Lenny Face. <ride> Vabbè, comunque. Non so chi potrebbe essere stato a rubarmi il mio Rolando. Ma intanto, siccome, siccome non credo sia Max, perché c'è. Cioè, Max è un pezzo di pane, poverino. Non potrebbe mai fare del male a una mandragola con cui ha giocato a basket letteralmente mezz'ora prima. Quindi, boh. Aspetto più gente. Chi è che c'è online per ora? No, sono soltanto quei due più Max. Quindi, eh, che facciamo nel frattempo? Andiamo a cercare del materiale per le palle? Sapete cosa di. è. Eh? Vetro, no, il vetro no, è un po' lame. Di che materiale la facciamo la cappella? No, vetro rosa stona, regal, vetro rosa stona tantissimo, vi prego. È tremendo il vetro rosa. Piuttosto sapete di cosa potremmo farlo? Ecco, cioè, ce l'ho un materiale che potrebbe essere carino. Mmm. Potrei utilizzare il legno di azalea perché, raga, qualora voi non ne foste al corrente, il legno di azalea è rosa. di azalea è bello rosa quindi in realtà potrebbe anche starci per fare la parte in cima della cappella avrebbe senso? ma direi di sì altrimenti teniamo sempre l'idea di rocciosità di questo gigapipo di questa gigatorre di controllo e la facciamo di che ne so andesite diorite, granito. Ecco, è vero, il granito, l'andesite, la diorite hanno 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 anno? Dove sei? Andesite, 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 grazie, dammi il chisel. L'andesite ha un sacco di varianti. Quindi, in realtà Potremmo divertirci a fare un pipotto boxato. Un pipotto boxato. Se fossi stato poetico, avresti fatto la palla destra e metà fusto rosa, e la palla sinistra e l'altra metà del legno più scuro. Ascolta, Brenda, non ce lo sbatta. E se per la cappella utilizzassimo il granito, sia per una questione cromatica, sia per indicare la graniticità, la durevolezza di questa magica torre d'osservazione, eh? Eh? Dai, vada per il granito, devo semplicemente andarlo a scavare. Perché non ne ho tantissimo, eh, di granito, in realtà. Cioè, non ne ho proprio. C'ho un botto di ferro, ma non ho granito. Okay. Vai regà, tutti in caverna a cercare del granito Woo! Ho dei magma block Ecco, non so neanche come gestire la questione salita e discesa. Forse mi conviene fare due cascatine diverse. Però poi mi sembra un po' too much. Piuttosto non metto nulla, guardate. Piuttosto non, non metto né la soul sand né altro. E salgo e scendo da lì e basta. Va bene. Tutti a cercare del granitico granito. No no raga non metterò niente in cima che dia un'idea di sbura però farò un launchpad per quando avremo l'elitra Dove, dove, dove è il granito? Dove, dove è il granito? Dove, dove il granito? Qui che cazzo ci sta? Questo deve essere per forza una sorta di dungeon. Non ha senso che diventi così piatto all'improvviso cambiando proprio anche il materiale. What the fuck? Ah, il tetto del laboratorio? Ok. Never mind. Continuiamo a cercare altrove allora. Scavo solo il granito. Papparana, pappa. Quanto potrebbe servirmene tra l'altro? Bella domanda. Comunque la cappella potresti farla in vetro così hai sempre un punto di vedetta a 365 gradi. A parte Brenda, che i gradi sono 360 e non 365. Ignorante, però, bella idea, mi piace. <ride> Vada per il vetro, ho bisogno di un botto di sabbia, quindi risaliamo e andiamo a cercare una sorta di simil deserto. Mi piace l'idea dell'osservatorio. Uh, dell no, può essere anche vetro normale. E poi vediamo se col Cisel ha qualche effetto il vetro. So che tu hai un'ottima vista e quindi vedi 5 gradi in più. Quello è vero. C'hai ragione. Grazie, dammi un bacione. Thank you. Tutto bene, tutto bene. A parte il fatto che mi hanno rubato il figlio qua su Pandora, tutto bene. Mi hanno rubato Rolando, l'hanno rapito, chi c'è laggiù? E Max che spara a un cavallo Max, che cazzo combini, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, in tutto questo, mentre andiamo a cercare la sabbia, vi voglio un attimino parlare dei miei progetti per questa Pandora. Perché, come detto, la mia intenzione è quella di avviare un piccolo santuario per gli animali, un piccolo zoo. Praticamente al di fuori delle mura voglio cercare un mega spiazzo dove iniziare a costruire questa gigantesca struttura che farà sia da santuario che da zoo, cioè farà entrambe le cose, quindi è un santuario che puoi andare a visitare, ma nessuno può toccare né interagire con gli animali. Questa è una cosa di cui tener conto. Uh, il problema è che per farlo avrò bisogno di uno, un sacco di spazio, due, un sacco di tempo. Tempo che, se c'è un sacco di gente sempre presente sul server, non posso dedicare più di tanto alla costruzione di sta roba, quindi Siccome il mio piano per questa Pandora, è season 4, ok? Allora. Per il momento, il mio obiettivo in questa Pandora season 4 è cercare di creare. di costruire un piccolo santuario barra zoo per tutti gli animali. Ora. Non ho ancora trovato un buon momento in cui cominciare a costruire questo, questo santuario barra Zoo perché c'è sempre un sacco di gente e quindi c'è sempre un sacco di content da creare insieme a loro. Ma, ma, questo weekend probabilmente saranno via tutti quanti perché c'è il, il Games Week. Quindi, se c'è il Games Week, uh, il venerdì sera molti saranno già partiti per andare a questa fiera. Io rimango a casa e con quei pochi che invece ci, che, che come, come me ci rimangono, uh, andrò insomma a fare Pandora. Tanto questa parte non finisce nel video, quindi posso anche non impostarla a voce. Uh, con la voce da video TM. Sì. Di base c'è sempre un sacco di gente sul server ed è quindi carino creare contenuto insieme a loro che sia cazzeggiando, che sia andando a esplorare cose, che sia bla 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 bla. Venerdì non ci sarà assolutamente nessuno e quindi non essendoci assolutamente nessuno voglio approfittarne per quantomeno impostare l'inizio del santuario. Questo è quanto. Ce l'ho fatta. Oi! Ah, voi troppate smeraldi, non diamanti. Ci speravo, eh, Rubs. Lo dici tu che non finisce nel video. No, Mirko! Mirko, fai bravo! <ride> non tenere le mie impappinamentazioni. <gasps> ma quello è un pellicano. Fra, ma è bellissimo. Mio mio, 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 mio. Cosa mangia il pellicano? Mangia il pesce il pellicano. Ti prego dimmi che posso addestrarlo. Pesce, 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 dammi pesce, dammi pesce, dammi pesce. Pesce! Give me all the fishi, fishi, fishi. No, se n'è andato? E dispune, no, oh, è lì, è lì, è lì. È lì il pellicano. Ti prego dimmi che posso ammaestrarlo, ti prego. In effetti l'attacco ad aria è comodo. Guarda qua. Gran figata. Ok. Pellicano, 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 pellicano. Salve bro. Ehi, hey, frate, ti interessa il pesce? Frate, interessa? Non ti interessa il pesce. Ti interessa il pesce? Non gli interessa il pesce. Guarda che faccia da pepega che c'ha. No, <ride> dove vai? Waddle, waddle, any waddle away, waddle, waddle. No, non gliene frega niente del pesce. Come si addestrano questi animali? Cos'è caduto dall'albero? Va ah, vabbè. Troverò il modo di addestrarli prima o poi. Ma non è questo il momento. Più che altro perché non ho idea di come fare. <ride> non peraltro. Waddle, waddle. Danny Waddle, away. Wara, water. Eh, ma non ce l'ho il guinzaglio con me. So dove trovarli, però. Sponono su questa spiaggia. anzi fammi screenare le coordinate così ce le ho ah in tutto questo per, per tutti coloro che si stanno chiedendo tiar ma ho visto la programmazione settimanale e ho notato che non hai messo fc 24 nonostante avessi detto che avresti cominciato la nuova carriera a circa un mese di distanza dalla fine di quella col quel sud tirol al che io vi rispondo vero Circa un mese di distanza. P però è iniziata Pandora. C'è Fortnite che mi sto divertendo a giocarlo insieme agli amici. C'è Super Mario RPG che lo voglio assolutamente fare. Quindi, appena finisce Super Mario RPG, cominciamo con... Uh... Cominciamo con la nuova carriera. Dove la faremo? Ancora non lo so. Sarà una carriera interattiva? Anche questo non ve lo so dire ancora. Bisogna vedere. I pesci nel secchio. Il pesce nel secchio, il pesce nel secchio, il pesce nel secchio. La carriera col sutturo è finita, quella non torna, eh. Nel caso ne porto un'altra. Devo ancora capire che cosa nello specifico. Ma che cazzo? Ma c'è lo scheletro di un drown che mi ha dato una Tide Arrow? Ok, un secchio di cod, un secchio di cod. No, no, no. Ci mancherebbe altro che debba rendere conto a... Ah, do spiegazioni, spiego il perché. Non ho... Non ho ancora iniziato la serie. Ehi hey bro! Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. No, non se lo caga di striscio. Bro. Ma te che cazzo fai nella vita, fra? Niente. Come si catturano questi mob? Maledizione, ci deve essere un modo per renderli amici. Vai amico, sei libero. Sì raga, sono fuori dalle mura, ora è legale uscire dalle mura. Magari non vuole essere tuo amico, neanche io vorrei. Prenda! Guarda! No, non ho uno screenshot della casa, invece ce l'ho! Questo è il gran cazzo che me ne frega, quello accanto a me. Tier <ride> 3 Raptor, quasi 30 anni. Mi era stato chiesto prima, eh, di, di usare questa risposta nel caso in cui qualcuno avesse rotto le balle. Ne ho approfittato. Ma qui c'è schiattato qualcuno. Che però ha liberato tutta la barca per me, ma che carini. Che patatosi. Ah. Eh. Well, questo è inaspettato. Qua invece non c'è un cazzo, però ma sai che pane, zucche. Cartographer squill. Non ho idea di cosa sia, ma interessante. Uh, mi servono queste, ma sì, le ciopo su, vai. Va bene. Beh, gran figata sta. <ride> sta barca. C'era un foto di roba. Questo ha timeless protection and breaking. Che minchia vuol dire timeless? The fuck? Perché posso stare fuori dalle mura? Perché il professor Franconio le ha aperte? Ma lì ci sono i pirantni! Quindi quelli sono amici di Don Berro? Cosa hanno visto i miei occhi? Ah no, è semplicemente un... Uh... Vabbè, vaffanculo. Mi aspettavo fosse qualcosa di più caruccio, tipo che ne so, un cucciolo di foca spiaggiata. E invece no, uno scheletro. Muori, stronzo. E voi direte, tiare, è già morto. Good point. È un geodude, è vero. In teoria stasera dovreste scoprire a cosa servono... Come cacchio fai a saperlo, tu, tiga? Non lo so io e lo sai tu. Forse l'ha detto qualcuno. C'è da dire che io non sto seguendo proprio tutta quanta la lorda, tutti quanti. Quindi magari qualcuno l'ha detto. Waddle waddle, and then he waddled away, waddle, waddle. <ride> Io sono un'ova. Ah, ok, tiga, va bene. La sabbia, mo la prendo. È che ora sto vedendo tutte queste cose. Cioè, capite che poi mi, mi, mi stuzzica il vilipendulo, mi titilla la papilla. Ah, e prendere la sabbia troppo vicino alle mura. Mi sa da pezzi di merda perché rovino il paesaggio, quindi anche no, grazie. Ci sono letti qua attorno? Assolutamente no, ma c'è una torta. Tanti auguri a me, I guess. Malatorta a me, è <ride> una scena di Futurama che arrivavo a Fry a cantare Malatorta a me come un idiota. Che bello, Futurama. Anche se ultimamente ho una voglia incredibile di rivedere sia Bojack che How I Met Your Mother. Bello. Mi sa che è leggermente più grande del normale, ma bello. Che vantaggi hai con la sub di Twitch? La stessa identica serie di vantaggi che hai se sei un abbonato di livello base. Qui su, su YouTube, tranne i VOD. Ma che carino, ma c'hai salvagente, che patato. E grazie, Lolly, un bacione, thank you. Qua non ci sono letti. Ah. Posso settarmi lo spawn? Ok. E grazie Zeno per l'abbonamento Prime su Twitch Un bacione, thank you Vi ricordo ragazzi che Se volete eh, Trovate anche uh, Cioè vi potete abbonare al mio canale Tramite Twitch Però ecco Soltanto se poi non vi abbonate a nessun altro Perché su Twitch guardavate o guardereste solo me uh, Se seguite anche se Un'altra persona Piuttosto fatela a quest'altra persona Che effettivamente ci streama sulla piattaforma Quindi ha più senso Eh, ma è un non morto nel senso che, cioè, dovrebbe esserlo, ma non è. Quindi è un non morto, perché teoricamente è un morto, ma che non lo è, quindi è un non. capito, no? Fra? Un altro di questi cartografi squills. Non sono staccabili. Che ma io mi sto perdendo a esplorare cose quando sono venuto qua per cercare la sabbia. No buono. Troppa? Non ha toppato. That's a shame. That's a shame. What a shame. Ho scammato una sabba a qualcuno, nel senso che non ho ringraziato qualcuno. Brutta persona. Dopo vedi recuperare, eh. forse là qua dietro? Salve. Capite perché sono voluto venire qui dentro? Minchia. Quanta roba! Non ci sta più niente nel mio inventario! Guarda! Allora. Anzitutto. Droppa questo, questo, questo... Questo a sto punto. Uh, questo. Questo. E essenzialmente basta. Dopodiché. Finisci di prendere tutto. Grazie Matteo per l'abbonamento. Mi sono fatto un paio di stack di ferro così. cioè, parliamone. Minchia quanti blocchi di coso... Mai avuto tutti sti, sti smeraldi nella mia vita. Beh, gran figata. Eh, infatti, quello che volevo dire è che poi qua giù ce cioè, n'è un altro di coso di smeraldo da prendere. E forse altre casse, addirittura. Nova ha lasciato il suo letto. Ormai un must. Faccela. Cioè, da quando ho tutti sti smeraldi nella mia vita? Grazie a Yelke per l'abbonamento premium. Un bacione, benvenuto, bello, thank you. Bucket of code... E niente di niente. Interessante. Dove cazzo vai? Grazie. Ok, basta, abbiamo finito. No. Quanta roba, ti prego. Stop it! Fuse Cutter? Non ho idea di cosa faccia questo enchant, ma... Tiga ha detto che stasera ci spiegano tutto, quindi... Che è quella roba? Ninja, ti so mi sono perso la tua sub! Ma che grandissimo stronzo bastardo! Vabbè, continuerò a ignorare. Sto, sto scherzando. Dove l'hai fatta la, la sub ninja? Ah, l'hai fatta qua col quinto. Hai scritto e pipo. Vedi, hai provato a spaventarmi. E poi ti lamenti che ti ignoro. Vabbè. Comunque, ho perso troppo tempo a far cagate, mo. Andiamoci dentro con la sabbia. E poi torniamo indietro. Che magari sta arrivando anche un po' più di gente a cui chiedere informazioni in centro città. Hmm. No, Rolando non ancora. però, siccome non c'era nessuno a cui chiedere info sul server, sono andato in giro alla ricerca di sabbia. Ora scaviamo qualche stack di sabbia. Un oh, tipo, che ne so, una decina. Dovrebbero bastare. Tutta la sabbia che c'è in questo piccolo promontorio la tiro via. E grazie a Kun Kun per i due Royalties 50. Nel dubbio, viva la pizza col sushi sopra. Sono abbastanza d'accordo nel senso che se riesci a poi, diciamo, staccare... I vari pezzi di sushi dalla pizza, gran figata perché è due in uno. Se non riesci già un po' peggio, però ancora, ancora accettabile. A maggior ragione se il sushi è fatto col pesce cotto, perché a quel punto è una pizza al tonno. Grazie, è bello. È arrivata anche un'altra donation prima, da un roizzo, che mi sono perso completamente. La son persa la pizza con le fragole. Che carica ti dà? Allora parliamo di questa cosa. Secondo me, la pizza con le fragole non è poi così malvagia. Nel senso, nel senso um, sicuramente non mi fa impazzire l'idea di mangiarmi una pizza con che ne so, tonno, cipolle, fragole, quello no. Ma se mi studi bene i vari ingredienti da mettere insieme alle fragole, male non deve essere. Ma anche una semplice margherita con le fragole sopra fa cagare. Ma se metti la fragola come mm, pizzico di dolcezza e acidità, secondo me è gran figata. Una sola volta ho fatto una porcata assurda pizza margherita con sopra spaghetti di soia piccanti alla piastra con i frutti di mare, maro. Tiga, io oggi a pranzo ho mangiato il, il pollo allo spiedo, quello tipo del mercato. E poi siccome avevo ancora fame, avevamo dei gelati in frigo. Pardon, in freezer. Ho detto, ma se mi mangi un gelato, c'ho mal di stomaco da pranzo. Fa conto. Ma do il famoso risotto alle fragole. Mai mangiato io. Claudia lo odia. Comunque, l'altra donation è di Only OnlyFoxy. Da un roizzo e con Kun aveva fatto un'altra da 2,50 dicendomi di provare lo scalpello sul vetro e poi proviamo. È anche per quello che sto prendendo il vetro. Ora, per quanto si possa deridere, Prezzemolo per aver fatto una scelta terribile mettendo le fragole sulla pizza, e sono d'accordo perché la sua è una margherita con le fragole, il che non penso sia proprio gustoso al 100%. Qualora dovessimo abbia... abba... affiancare. alle fragole degli ingredienti decenti, secondo me la pizza con le fragole può anche funzionare. E grazie, Spartkutz. O Spartkuz. Un bacione, thank you. <ride> Sparticazzo. <ride> thank you per, per l'abbonamento, Pepegotto, un bacione. No, cavolata a parte. Cioè. Prezzemolo per i suoi power-up utilizzava la pizza con le fragole e obiettivamente se uno pensa alla pizza margherita con delle fragole sopra capisco che possa essere disgustato ma, e qui ascoltatemi ma, aggiungendoci qualche altro ingrediente che si sposa bene con le fragole e che allo stesso tempo magari va a essere l'ingrediente principale con la fragola che fa da, eh, da, da spintarella, ok? Da aiuto, da complemento. Che va ad esaltare il sapore dell'ingrediente originale e aggiunge giusto quel pizzico di dolcezza e di anche acidità. Secondo me, le fragole funzionano da dio sulla pizza. Sarebbe da provare. E questa va negli shorts perché qualcuno mi odierà sicuro: 1,17€. La pizza uova sode e maionese è la Rossini, quella che fanno da muso. Non deve essere male. Senza mozzarella, secondo me, ci può anche stare perché lo zucchero della fragola va a smorzare la città del pomodoro. E però senza c'è cioè, una focaccia Non è più neanche una pizza Counterpoint le fragole assorbono troppo calore Dalla pizza e diventano immangiabili E la madonna No dai secondo me le fragole No secondo me no P Può essere eh, ma secondo me Ovvio che se la lasci lì 20 minuti Sì fa schifo ma se la mangi subito Che le metti a crudo sopra e la mangi subito Why not Ma tipo pizza ma con una confettura di pomodoro... No! Perché quella lì diventa una pizza dolce, come pizza dolce per forza, minchia, cioè. Metti la Nutella e le fragole sopra, top! Cioè, quella è buonissima. Oh! Casa nuova, se, se ho la possibilità di farlo con una cucina un attimino più caruccia da vedere, anche rispetto a questa che è piccola e scomoda. Uh, volentieri. Solo perché quegli ingredienti si compresino non vuol dire che siano buoni. Assolutamente vero. Ma infatti ho parlato di esaltare il sapore e farlo funzionare. Non ho detto che... cioè... Che ne so, fragole e limone, buonissimo. Li metterei su una pizza col pomodoro e la mozzarella? No. Anche il limone, secondo me, funziona. Però il limone ce lo vedo più come crema di limone. Quindi fai una pizza con, che ne so, la crema di limone, tipo la ricotta e il basilico. Secondo me funziona da Dio. Anche la mozzarella, però direi più la ricotta come corposità ce lo vedo meglio. Alla fine, è una sorta di dolce con la botta di sale e il basilico. Mm. E eh vabbè. Pizza con il salmone affumicato e fragole. Così il sapore si compensa. Sì, volendo. Però non so la fragola col salmone affumicato quanto posso. Dovrei assaggiarlo. Una base bianca con ricotta e fette di limone caramellate. Anche. Io mi immaginavo più la cremina. Ovviamente base bianca, eh, per quella al limone. Perché così il limone è il protagonista. Vado. Posso fare. No. E. Eh, sono le shader, Ok. Perdonatemi per questa cosa obbrobriosa da vedere, ma. Ho assolutamente necessità di distinguere la, la, la sandstone dalla sand. No, non si capisce un cazzo. Personalmente, le pizze fruttate possono essere buone, ma dipende anche dal frutto in questione. Tipo la pizza con papaya spacca, ma il kiwi dà troppa acidità con il pomodoro. Sì, ma infatti, così come il limone, lo farei senza pomodoro, ad esempio. Sarebbe una pizza bianca, quella col kiwi. Per quello vi dico che è una questione di bilanciare i sapori, non è mai una questione di giusto o sbagliato. È una questione di con cosa lo abbini. Non tradizionale? Vero, ma sapete che mi sciacco le palle con le cose tradizionali. Tipo la nonna posta non la nonna mia. Hanno provato le pizze con la frutta su, su Space. Mi sono perso il video, dovevo recuperarlo. Poi mi, fa, mi farò passare, scrivo a Nelson dopo 4 anni che non lo sento, tipo ciao Nelson scusa, mi passeresti gli ingredienti della pizza col kiwi, grazie. <ride> Hmm. Fragole spec. Allora, ripeto, sono cose che dovrei assaggiare a parte da sole e poi potrei capire come abbinarle. Non... A occhio, cioè, così non mi, non mi verrebbe da dirvi un abbinamento. Cioè, perché magari anche fragole e prosciutto cotto funziona da Dio, per quanto ne sappiamo noi. Non penso, eh. Però magari sì. Quindi so, bisognerebbe fare dei test. Quella al limone però adesso mi ispira. Quella tipo col limone che sia caramellato o che sia tipo crema. Con... Um... Con la ricottina e il basilico. Ma sai che... Ok. Ho raccolto abbastanza sabbia per allora... Ho raccolto qui 7 stack di sabbia più ne ho altri 6 o 7 nello zaino. Quindi con 14 stack torniamo a casa e facciamo la cupola. Prima però devo esplorare questo posto. Che cacchio è? Eh? È una torre. Bella. La mia è più bella. Fragole aceto e una hir, quello è vero, prezzemolo. Prezzemolo, la pizza con le fragole che caricati. In... <susurra> pizza al ricordo di sottopalla, e fra Perché era nascosto là sopra? Let's go. Bello questo. Me lo fotto. Fico. E di Ah giusto, le shaders. Shaders activated. Ok, grazie. Ecco, quello è il nome delle shaders, per tutti i curiosi. Ce le ha date Nova, le ha fatte lui, non le avrete mai. Alla faccia vostra. Cosa stavo dicendo, comunque? Sì. Raccolti ufficialmente i 14 stack di sabbia: Tra quelli che abbiamo qui e quelli che abbiamo nello zaino, ora andiamo a fare la cappella. Giusto, mucca, hai capito? La cappella della torre del cazzo. Che ridere, ridi! Putta bastarda, figlia di puttana. Nessuno ha visto niente. <ride> Shaders Enchantix. Mamma mia. Queste formicone. Tano ne andrebbe matto. Io ho stressato, Brenda, no, cosa te lo fa pensare? Cosa te lo fa pensare che abbia Molta più Come si dice in italiano? Si dice carne sul piatto No, non ha senso Vabbè, diciamo che ho molta più roba Di quanta potrei occuparmene da fare, però vabbè Io vorrei sapere quando cazzo posso dare Il mio minchia di esame Teorico della patente, figa Non ce la faccio più Vorrei delle risposte se anche mi dicessero, guarda, Andre, il teorico lo devi dare. Che cazzo ne so. Il 6 di dicembre? Ma io mi preparo per il 6 di dicembre. Carne al fuoco, non nel piatto. Sì, ecco. Mi piacerebbe avere una risposta, vorrei sapere. Cioè, togli praticamente, vorrei sapere quando lo devo fare, a sto esame, ma non mi dico niente. Come faccio a vivere senza patente? Ho sempre vissuto in città ben collegate con i mezzi. Bolzano, ben collegata con i mezzi e con le ciclabili. Quindi essendo piccina, potevi anche girartela tutta quanta in bicicletta. Cork, ben collegata con gli autobus, soprattutto la zona attorno all'università, ossia quella che frequentavo io. E qualora degli autobus non, uh, non fossero disponibili, comunque ti offrivano un servizio taxi molto ben organizzato e soprattutto economico. Perché io abitavo a circa 45 minuti, 50 minuti a piedi dal centro città e la sera. Quando chiamavo il taxi, che già sono due cose che lievitano il prezzo un botto. Cioè se io a Bologna chiamo il taxi alla sera, già parto da 3 euro. Cioè 3 euro è il minimo di costo anche se devo fare i 50 metri. Uh... A maggior ragione, se devo farmi un quarto d'ora, 20 minuti di macchina, da Bologna centro a fuori... Che pesce è quello? Che pesce strano sei tu. Ma tu sei un mini polpo. Ma che picci. Che bellino. Scusa, devo un attimino esplorarti. Devo studiarti, Fra. Non hai droppato niente, ok. Nessuno ha visto niente. Dicevo. Uh... Allora. Ho sempre vissuto bene senza patente perché a Bolzano avevi un sacco di collegamenti ben fatti sia a livello di ciclabili che a livello proprio di, di mezzi pubblici, quindi di autobus. A Cork durante il giorno, quindi fino alle 10 di sera, c'erano autobus che ti portavano ovunque, soprattutto nella zona universitaria e soprattutto nelle zone periferiche. Perché eh, diciamo che... Sono quelle un attimino più difficili da collegare con le strade o con le ciclabili. Quindi fai un sacco di autobus. Proprio perché, ecco. Una cosa che in Irlanda non c'è, ma che abbiamo tanto in Italia, sono i treni. In Irlanda i treni sono praticamente inesistenti. In Italia invece li abbiamo ovunque. Ogni singolo paesino del cavolo ha la propria stazione ferroviaria. O quasi. In Irlanda no. I treni sono pochi. Però eh, compensano con un sacco di autobus. ...quindi... ...ricapitolando... ...stavo dicendo... ...se io prendevo un bus... ...pardon... ...allora... ...a Bolzano... Ta, ...adesso... ...premesso che non ho idea di come sia... ...di come sia adesso Bolzano... ...al tempo... ...quindi... ...vi parlo del, ...degli anni fino al 2015... ...fino a dieci anni fa... Per quanto le cose possano essere cambiate, fino a dieci anni fa Bolzano era collegata benissimo con i mezzi e con le ciclabili. Quindi, bene o male, che prendessi un bus o che prendessi la bicicletta, arrivavo ovunque. Cork, stesso discorso, ma soltanto per gli autobus, che tuttavia giravano soltanto fino alle dieci. Dopo alle dieci, gli autobus smettevano di girare, ma c'era un servizio taxi ben fatto e soprattutto economico. Perché vi faccio l'esempio con Bologna. Se io, arrivate le due dopo aver fatto serata, voglio chiamare il taxi per tornare a casa, a parte che, cioè, le due non le faccio da una vita perché ormai sono vecchio. Però, se io dovessi chiamare il taxi alle due, qua a Bologna, e dirgli, vieni a prendermi in centro e portami a casa mia, mi costa almeno 25-30 euro, mi viene da pensare. Al contrario, se facevo una cosa del genere a Cork, che proprio chiamavo il taxi e mi facevo portare fuori da Cork, perché abitavo fuori Cork, non in centro, pagavo 8-9 euro. Va bene c'è sicuramente stata un po' di inflazione. Quindi il costo da 8-9, magari adesso sarà 13-14, ma costa comunque meno il taxi del uh, su in Irlanda che è qui. Bologna ben organizzata con, uh, con i bus. Pure lei, anche se non tanto puntuale con gli orari, ma comunque ben organizzata perché gli autobus arrivano ovunque. Uh, c'è la stazione. C'è una linea ferroviaria che. Diciamo, unisce più punti della città. Quindi, per questi motivi io non ne ho mai avuto bisogno, fortunatamente. Ci abito a Bolzano ed è ancora così. Anzi, col tempo migliora. Eh, quindi, appunto, figurati. Um... A Bolzano ti muovi o in bus o in bicicletta. A Cork ti muovi o in bus o in bicicletta. Se abiti in centro, perché fuori dal centro non hai nessun tipo di ciclabile. E la notte ti muovi col taxi. A Bologna ti muovi o col bus o in bicicletta perché comunque anche da quel punto di vista Bologna non è male, quindi unisci tutti i puntini, a me la patente non è mai veramente servita. Nell'ultimo anno in realtà ho iniziato a sentirne la necessità un po' di più perché effettivamente non avevo mai vissuto fino ad ora con qualcuno che avesse la patente. Claudia la patente ce l'ha e quindi col fatto che lei guida ogni tanto è comodo Sapere che lei può prendere e andare da punto A a punto B senza dover stare lì a calcolarsi le coincidenze dei bus, senza dover partire un'ora e mezza prima, ma semplicemente 20 minuti prima se deve arrivare a destinazione. Quindi quello è comodo. Ho iniziato a percepire la comodità della patente soltanto nel, nell'ultimo annetto, ma fino ad allora assolutamente no. Se c'è un'emergenza, dipende dal tipo di emergenza. Taxi? Cioè, se l'emergenza riguarda qualcuno che sta male, prendo e chiamo un taxi. Tanto non, non succede, fortunatamente. Se succede qualcosa alla mia famiglia a Bolzano, e eh, abito a Bologna, quindi prendo, vado a prendere il treno, ci metto in meno in treno che ad andare in macchina. A farmi Bolzano Bologna. <ride> Nessuno ha mai avuto bisogno di un passaggio, fortunatamente. Allora, vuoi un mio consiglio, Gabriele? Non serve l'auto. Dipende, ovviamente, dove vai ad abitare e dove vai a lavorare. Ovvio che, se tipo vai ad abitare a Egna. E devi andare a lavorare a Bolzano, ti conviene. Perché sennò come ci arrivi degno a Bolzano? Non ci arrivi. Però se lavori a Bolzano e hai l'affitto a Bolzano, ma anche tipo a Lives, mezzo bicicletta. E vedrai che vai tranquillo. E vabbè, comunque. Cazzo, è un Enderman! È un Enderman! È un Enderman! Non pensavo! Ah! Pensavo fosse uno di quei mob strani che ha aggiunto Pandora. Cos'era roba nell'ultimo slot? Yippie, yippie. Fa solo quello. E non la tolgo dall'inventario, sennò no me la ciulano. Prendi l'erba, prendi l'erba, prendi l'erba. Uh, che cazzo troppo. Ok, c'è un po' di gente. Allora, fatemi innanzitutto mettere via un po' di ro, non qua, un po' di roba qui. Allora, sabbia. Qua quante robe ho? Ne ho 15 di fornaci, va bene. Mettiamo anche l'ultima sabbia mentre cuociono tutti i 14 gli stack. Direi di andare ad investigare un attimino e chiedere informazioni a qualcun altro, vero? Che ne dici, Wilson? Grazie per aver ricordato tutti quanti di smasciare like e iscriverci al canale! Cringe frate. Ok, andiamo a chiedere informazioni. Ehi, ehi, ehi. ehi, la mia palla! Ma perché sta giocando con la palla? Perché è una palla rimbalzosa, lei scusi! Mia, Yoink. No, no, ridammi la palla! No, non ma è punto. bellina, ti ridò la palla soltanto se mi dai delle informazioni importanti. Ok, sentiamo. Allora, io ho perso mio figlio. Mm. Vedo che Questo lei è un contadino, a giudicare dall'abbigliamento. Quindi forse lo sa riconoscere. È tipo similpianta, è una mandragola. Presente, no? Ok, quella creatura orripilante che urlava. Quindi sa dove si trova? Assolutamente no. Ah. Altrimenti l'avrei già coltivato. Quindi lei non ha coltivato. Mi, mi può dimostrare il fatto che non sta coltivando mio figlio? Ma certo, venga a vedere. Mi faccio vedere. Poi le riderò la palla, eh. Ma soltanto se mi dimostra che non ha ucciso mio figlio. Però se me la buca la palla, io mi cazzo. eh. <ride> non penso di poterle bucare una palla rimbalzosa, ma ok. Guardi, venga un po' qui. Ok. Vedo allora, che io non sto coltivando il suo figlio. Ah, vedo che qua abbiamo una stalla con i cavalli, eh? Mm. Sì, quello non è una verrucca parlante, però. Ok. Ecco. Mi faccio vedere. Ah, è suo questo campo, quindi. Eh, certo. Ah, allora no, si figuri, l'avevo già ispezionato prima. Era coltivo solo grano. Ok, va bene. Allora tenga, ritenga la sua palla. Lei non sa niente quindi di questa mandragola? No, se l'avessi trovata l'avrei già coltivata. Ok, è buona sapersi. Prego la sua palla. Arrivederci. No! Mm. Il contadino non ha la mandragola. Giustamente dice, se l'avessi io l'avrei già coltivata. Ci sta. Ragionamento più che logico. Buonasera. Buonasera. No, TR, vattene, vattene via signor, da qua. non entrare. Allora, 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 non me ne frega un cazzo. E eh, tutti quanti zitti, spegnete quella cazzo di musica. C'è un inquinamento <ride> acustico pesantissimo, Allora, mi la, la musica. È arrivato ma no, ma Stai calmo. Stai calmo, stai calmo. Dov'è la musica? Togli sta merda. Oh, sì, intanto si bussa prima, prima di ah, entrare scusi. in casa degli altri. Eh. scusi, eh, Oh mio Dio, che rumore. Tolga quella merda di musica, l'ho Per favore, fatto io. per favore, calmatevi. Allora, lei è il eh, colonnello. Sì, che... Eh beh, cosa le sembro di essere, scusi. Rispetto! Lei... No, no, sì, sì, assolutamente, rispetto, oh, sì, rospetto. rospetto. Eh? rospetto. Aspetti, è eh, che devo trovare il modo giusto per farlo. Sì. Eh, ecco qua. Rispetto, rispetto, rispetto. Ok, ok. Allora, mi sta già più simpatico degli altri due. Chiedo a tutti: a... Tolga quella cazzo sì, no, di musica! No, no, musica! Allora, già gli atteggiamenti mi piacciono. Ok, allora, mi sono incastrato bene. dietro. Scusi, eh, se le rompo un attimino la caserma, la riaggiusto subito. No, No, si adesso figuri Ma adesso faccio la multa, eh. No, no, no. La multa ah no, no beh, non, non posso la pagare polizia. la multa. Non a Vabbè, me, dico. non a me. Sto cercando eh, mio figlio. Beh, chiaramente non è qui. Ok, però lei è il colonnello, potrebbe aiutarmi. Uh -huh. Che ne sa? Qualcuno ha rapito mio figlio. Hanno rapito tuo figlio? Fammi. Sì. Allora, oggi mi è arrivato questo libro, La missione dell'Inps. Ok. Allora, c'è scritto: Cos'è la missione? INPS? È, è del signore S, oltretutto. È del signore S, signore S. È la S di Imps. Eh, Ims, certo. Egregio Colonnello, le scrivo in quanto questa missione è adatta solo per lei. Ho trovato una strana mappa che porta ad un luogo sconosciuto fuori dalle mura. La prego di indagare come pagamento accetti questa campana artigianale. Oh mio allora, Dio, la parte grazie, che la campana grazie, è meravigliosa. Grazie, grazie. Quando trovo il creatore Se della campana paolo, me paolo, lo dica eh, perché voglio, voglio una copia. Ciao. Ma certo, ma certo. Oh, chi è quello? Ma... Co allora non si gioca a pallone oh, dentro oh, la casena oh, per favore... Comunque... Mentre ah, il colonnello è impegnato... Togliete sì, no, la musica! No, ma oh ma allora... Allora... Sì, eh, colonnello!.. Boh, boh. Sì... Mi mio dica. figlio... Vieni. In realtà eh, non è un umano, è tipo dire. una pianta che urla. Ha un ciuffo verde no, in testa. Si chiama Rolando... si sente. Uh, devo un attimo pensare... Non mi pare che averlo mai visto. No? Ok, no. non potrebbe aiutarmi a investigare? Ho già da fare. Eh, allora, Bravo. io come vede c'ho... Mi puoi ridare sì. il libro, per favore? Ah sì, scusi, 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 la missione del signor S, Bravo. non okay. so se è legata in qualche modo a suo figlio, eh, ma in caso avrassi qualcosa... vabbè. Beh, mai dire mai nella vita, io c'ho questa mappa, devo seguire, quindi purtroppo devo seguire la mappa, Vabbè, allora la, la se lascio fare questa sera. Però se trovassi suo figlio durante il tragitto, glielo farò sapere. Ok, detto che se, se, marrone... se continua a non trovarlo, la informerò allora, grazie per la sua non disponibilità. Ho capito. Salve, ma sento come delle voci... Permesso. Sì. Per è... la palla, cioè, palla già. E cosa sta succedendo? C'è cioè, tutta questa Ah, ah grazie signor Charles. Ci è permesso. Per Togliete la musica. Che... <ride> eh, ecco oddio, per... Ma oh, no. per questa Hanno viola? staccato Ah no, pensavo questo ma... staccato oh. signor Poldo. Si un campanello. Sì, sì, ti si, 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 si sente. Ti si, si sente. Si, signor tier comunque Sennate le volevo liberale, dire che. Sì, sto vi, scusi, le mie orecchie sono in overload sensoriale. No, 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 nessun problema. Le volevo dire che sto aprendo. Oggi mia aprirà mia. questa panetteria. Se vuole apprendere. Rumori, chi entra è entrato rumori qui rumori scusami, forti, YouTube Giusto, scusa, scusami, fortuna. ma chi? Ma questa qua è la sua panetteria? panetteria? Chi l'ha fatta entrare? Oh, scusa, ma non è. Che è che ha acceso la musica? Basta. Santi Goldova, Sì, allora, questa, questa è la. Come... No, non, kids, entrare casa, non entrare Salve, in casa. Salve, buonasera, sono il no, signor Panettiar. questa panetteria. è la mia panetteria. Sono il signor, il signor, signor, panetter... sono il signor Panettiar. Ah, ok, scusa. Eh. arrivo. Vada, posso avere del pan? Ne? Sto guardando nelle casse. Ah, vedo che anche lei ha un omino di sbura. No, 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 non lo usi, per favore. Perché? <ride> no, 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 non lo usi, lo detesto. No, 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 no. No, ne ha due, ne ha due, ne ha due, ne ha due. No, 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 no. No, ne va soltanto uno. Meno male, grazie a Dio. Ok. Tutto bene lei, tier? No, no. Sto per percuoterla, eh. No, Sto no, per no, non mi percuoto. Male. <ride> Percuo non mi faccia male, la prego. No, ecco, ecco. Allora, allora prenda del pane e se ne vada. Ah, ecco dov'è il pane. No, grazie, ce l'ho già il pane. Ah, ce l'hai già. Sì, l'ho rapito, lo... So, A proposito di rapimenti, sì. Lei sì. non ha visto mandragole in giro, cose strane? Allora io, no. Ok, mandragole. Mandragole. Sono tipo... Se mandragole tipo quelle di, di Hunger Games. Uh, di, di Fortnite. Non ricordo mandragole su Fortnite, ma dirò di sì. No. <ride> Qualcuno ha colpito il suo panettiere. No, no, no. Cioè, no, ma... il, suo, non il suo asino, non il panettiere. Ho sbagliato, è lei Perché il panettiere. Non riesco, a salire? non riesco più a salire. Sì, è più di un, un blocco, sì, coglione. Di qua. Bravissimo. Ce l'ho fatta, grazie. No, il mio asino. Dovevo introdurlo. Guarda, guarda che cosa ha combinato Fieric. Cioè, praticamente vicino alla mia panetteria ha, 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 ha costruito questo coso incredibilmente. Beh, però, gran... guardi in realtà, non è una cosa pessima per il suo business. Perché mi creda, qua in questo posto di delitti e di misfatti ne vengono parecchi. Quindi, <ride> tutta veramente? la gente che dovrà andare lassù per denunciare eh. qualche, qualche cosa ah, passerà alla sua panetteria. Ah. Fa la denuncia e poi cosa fa colazione. Per, per... Non lo so, le fa per... le brioche? No. Lei fa solo il pane. Solo pane. Ok, ho una domanda. Il pane ha tutta questa forma? Sì. Se lo taglio a metà, e ci faccio un buco. Sì. Oh no, non voglio sapere che cosa ci fai. No, 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 è per sapere <ride> se posso fare un panino imbottito. No, 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 <ride> no ma ci metto. Ah, ne... no, ma no, 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 cioè lei. lei... Non, faccia, non faccia cose brutte no, al pane. Ma lei sta travisando. Eh? Io intendo dire un bel panino con dentro la mozzarella, l'affettato. Magari un po' di insalata. Il pomodoro. Perché si possono fare queste cose eh, col pane, certo? Si possono Pazzesco. fare i panini imbottiti. Tipo potrebbe so... prendere, che ne so, il suo Juan, macellarlo. Eh... No, no, Juan no. No, vabbè, allora può prendere, che ne so, quel pollo laggiù. Lo vede quel piccolo pollo indifeso. Ah, sì, quel pulcino lì lo prende, lo appiet... Salve, signor Emerald! Lo Salve prende, lo appiattisce. Sì, ok. Lo va ad impanare con del pan grattato. Quindi lei pre prende certo. il pane, lo va a, a sbriciolare, poi insomma. Con la grattato, mollica quindi o senza? Indipendentemente, sarebbe eh, la mollica sì. fatta a pezzettini piccoli. Poi lo frigge. Certo. Frigge quel sì. piccolo polletto e lì ragazzi... e lo mette nel panino. Certo. Oh, Io in un devo Madonna. un attimo inter inter interrompervi Scusi, ragazzi Io sto partendo per una missione Che forse non tornerò più indietro Ok. Wow. Sto andando fuori dalle mura okay. Mi sono svegliato oggi Che ho delle voci in testa che mi spammano Che devo andare a coordinate 00 oh, che E che non, è, non si fermano più Veramente. Okay, non Prima fermano che se ne più, vada ragazzi. posso fare una domanda? Lei è una delle certo, poche persone dica. in questo mondo Che abbia visto mio figlio Rolando è Ma scomparso hai davvero. Ma un figlio. figlio? Chi e la, la, Chi la mandragola che le ho fatto vedere settimana scorsa que che era ah, sotto quella la. Ma roba palla. che urlava. Sì, esatto. Lei per caso sa dov'è, ha visto. Perché mm, no, è stata perché... rapita. È stata rapita, è stata rapepita. Rape era stata rapepita. Rapepita. Rapepino. Scusate, youtuber da YouTube Kids. Potete parlare un po' più lontano, da casa mia. Allora, mi noi stavamo mi... dicendo, per l'appunto. Allora, anzitutto, questa non è una casa, cazzone. Dove stanno le pareti? Dove stanno le porte? Dove sta il tetto? Cioè, cioè allora, intanto, casa è dove ci sono i tuoi amici. Intanto, il bambino oh, c'è di oh, tu. Okay. Allora, lei è senza tetto. <ride> Al momento, sì. Ok, vedo. Comunque, addio ragazzi, è stato un quindi, piacere quindi lei, caso... lei non ha idea eh, di, mio, di mio figlio? No, 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 assolutamente no nessuno, cioè, per... Qualcuno l'ha lapito Nessuno sa chi sia stato Signor Emerald Qualcuno qua per le, le posso consigliare un nuovo servizio Si chiama Uno Cosa? Bravo Ah, davvero? Gra grazie sì, sì, mille Se tornerò vivo Ci andrò sicuramente lei è in in un caso, umertoso E se se tu sei un cafone E tu sei proprio un grandissimo ma, ma, ma... No, Anzi, no, no, no 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 non dite le parolacce no, non no, dite no, le parolacce siamo su youtube Kids ok, okay. scusate scusate Era talmente forte la parolaccia è partita dalla censura della piattaforma È incredibile raga pazzesco Ehi, dito, scusate scusate, pazzesco. scusate pazzesco. la smetto con le parolacce lei, ah no è Addio. vero tu sei su youtube puoi dirle cazzo 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 tette cazzo 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 culo culo cazzo 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 culo cazzo è un bambino non può ascoltare queste cose tiaro che cazzo me ne scusi ha una freccia e, bello, sì, bello, io, bello, bello, potrebbe bello. gentilmente prestarmi una fez. Sentite, freccia. io vado ad aprire la mia panetheries. Oh, guardate qua. Allora, vi stavo facendo vedere eh, prima okay. che succedesse questo, questa, questa cosa. Quanto parla il suo vicino? Però eh? eh, eh no, ma infatti, i youtuber di YouTube Kids sono così: Cioè devono descrivere tutto quello che fanno. Non ti permette, <ride> non ti permette, <ride> chi è stato a dire? Oh, guarda che l'ho sentito. Ma guardi eh? che io una volta l'ho aperto eh, un video un del lato, canale La Sedia lato. da Gaming. E aveva i commenti <ride> disattivati. Sì, è eh, vero, non so, è vero non so, non so, non so, Perché sono nessuno. un pedofilo no, 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 sto scherzando no, 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 <ride> no, no, <ride> ragazzi, Assolutamente no Ce l'ha una Vabbè, freccia? TR, eh, no, no, la sta cercando mio fratello Ma non mi sa che non l'ha trovata Ah, è suo fratello, non è suo figlio Madonna, io adesso, io adesso vado là sopra E distruggo quella cazzo di Di, di, di Che spara musica Grazie Arrivederci. bene. Arrivederci! Hai sparato a mio figlio. Ma non era tuo Scafone. fratello. No, c'ha la pistola fratello. anche lui. <ride> ecco. Allora adesso ti fai colpire per no. la legge del singolo artezzone. Ah. Ragazzi, ragazzi, per no, favore, oh, la violenza ragazzi, no, sparate, fuori dalla panetteria. No no, 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 mi arrendo, mi arrendo, mi arrendo, mi arrendo. Posso avere anch'io una... una Sono pistola. morto. Aspetta, bro, attento. No. No, l'ha tirato giù, ha tirato dir giù di tira No, sta facendo godo. il gritti! Sto facendo il grid. <ride> Stai gridando su più Godo, godo, godo. godo. <ride> Questo è ciò che serve al mondo. <ride> Mi ascia, ridammi la mia ascia. Dai, la mia godo, ascia. Andiamo, andiamo. Do side, Sai, Side, come si fa? No, <ride> ridammi la mia ascia. No, ridammela. Ah, tanto lei fa il a che le serve? È per lasciare le cose. Ah, Ok. Ridamelo, è mia! Eh. Mi arrabbio No! no non Aspetta. sono riuscito a farlo oh. andare in là, che <ride> peccato! <ride> Il flip! Buona giornata, signor Tiro Grazie a lei! Le Scusi, Le la panetteria è aperta, quindi posso eh, passare sto, a lei! Sto per aprirla? Sì, sì, quando vuole! Ok, va bene, arrivederci! Arrivederci, a dopo! Buona fortuna con suo figlio! Grazie! Non lo troverò mai! Comunque in tutto questo qualcuno sta mentendo, per forza di cose qualcuno sta mentendo. E che non saprei chi potrebbe essere. Paradossalmente Gianco mi sembra quello meno sospetto. Così come mi sembrano poco sospetti Poldo e Sedia perché non avrebbero il QI per rapirmi il mio povero figlioletto dalla cazzo casa. Quindi boh, forse è stato qualcuno tra Rage e Cecchintano, forse è stato Fieric... Forse è stato Simo perché non ci ho parlato, ma Simo ce l'ha la capacità. Forse è stato Dado. Forse è stato Eme. Potrebbe essere chiunque. E Vabs. Qua abbiamo finito? Perfetto. Sgancia tutto quanto il vetro possibile e immaginabile. Ah. E se Goldo mi avesse dato Wilson in cambio di Rolando? Beh, in effetti me l'ha portato dopo che Rolando è stato rapito. Molto dopo. Perché mi è arrivato l'altra sera mentre costruivo la pipo casa. Mmm. Mmm. Non ho più frecce. Mmm. Uh. È vero potrebbe essere ossicino dubito fortemente che è stato ossicino ma potrebbe essere ossicino mmm yes what a distinguished gentleman guarda tutta sta gente che non si mette in live cretini Sapete cosa mi ricorda quel simbolo? Fermi tutti che ve lo faccio vedere. Mm. Eccola! Allora. So che questa da parte mia è un'associazione stupida, ma questo simbolo qua, questo logo qua... Mi ricorda tantissimo una maschera dei Bionicle. Cioè, io ci vedo delle somiglianze. Magari sono un idiota, eh? Ma per me si assomigliano parecchio. Due gocce d'acqua, cazzo. Se ti dono 20 euro oltrepassi le mura, vai Valerio, aspetto i 20 euro. Poi lo faccio, giuro, te lo prometto. Se mi doni 20 euro io oltrepasso le mura. Ora sto aspettando la donation. Eh. Poi, nel caso salgo, e inizio a fare il pipo. Ma per ora aspetto la donation. Ed ecco, laggiù potete osservare un esemplare di... Non lo potete più osservare. Documentario è finito, andate a cagare. Mentre attendiamo la donation da parte di Valerio. Cambia qualcosa col vetro? Mm. Ma quanti bei vetrini. In che senso, vetro trasparente? Vabbè, mi brucio un pezzo. È un pezzo normale, non è uguale. Cioè, è più trasparente questo di questo. Che cambia? Ma non cambia una sega! Quello è il vetro trasparente. Questo no. Cosa minchia cambia? Ok, il bordo è un po' più chiaro. Ma al di là di quello? Ma qual è il signor Franzo? Che carino. Hmm. Per sbaglio, ce l'ho qualche oggetto con Siltouch? No. Qua ho una Fishing Rod con Mending, Reach 2. Lack of the Sea Unbreaking, Piercing, Power, Yanking. Nope. Che cazzo? No, Max! Qualcuno ha annunciato la morte di Max, poverino! Vabbè. Um... Pro? Ah, ah. Pathfinder squeal, sepical vanilla pods? Mmm, ice ice baby. Fa vedere. Si fermi un attimo, brutto idiota. Allora. Ah, questo mi indica dove Ah, bello. Allora... Dammi un po' di vaniglia, Fra. Magari può tornare utile la vaniglia. Posso provare a venderla... Uh. Aia! Aia! Che è successo? Perché sono stato avvelenato? Che mi ha colpito? Ai! 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 Perché sono avvelenato? Ho visto le mie ceste aprirsi. Sto impazzendo. Sto dando di matto. La vaniglia è velenosa. Davvero la vaniglia è velenosa? Da quando? Mi spavento ogni cazzo di volta. Sopra spiegano la differenza del vetro Attenzione Il vetro trasparente si unisce ad altri vetri trasparenti Non facendo i bordi come quella Optifine Bello Allora usiamo quello Lei mi vende qualcos'altro di interessante? No Mi vende del pack d'ice Della sabbia Che a saperlo non sarei andato fino, fino laggiù E questa roba qua No nah, non mi interessa Arrivederci. Allora... Ma la smettiamo con questi corni che suonano? Allora... Ora rispondo anch'io a Tono, Tier, alla faccia vostra. Dov'è il corno? Perché non suona più? Non suona! Che palle. Regà. Io, io ci, vi giuro. Provavo a muovermi. Non va più giù di così. Se io lo prendo e lo trascino, non va. Sto, in questo momento vi giuro che sto muovendo la rotella. Non va. Alla fine non posso. Buona live. Sì, 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 si tira indietro. Bravo, bravo. Ti è andata bene. Anche perché non è più illegale uscire dalle mura, quindi ti sei risparmiato 20 euro che sarebbero stati lo scam ultimo e totale. Yippee! Vabbè, allora... Saliamo. Allora, una volta arrivati qua in cima, il raggio del. Pardò, non il raggio. Il diametro di questo cerchio, di quello più grande, di quant'è? Non ho i blocchi per contare. Lo farò a mano. 1-2-3-4-5-6-7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Quindi devo cercare delle sfere con almeno 15 di diametro. 1. Mm? Minecraft Sphere Calculator. Sto cercando una soluzione un po' più caruccia, eh! Sto cercando di calcolare quale potrebbe essere la, la dimensione giusta per, per la palla, eh. Perdonatemi. Forse devo farla per forza di 13. Fatemi prendere su un po' di blocchi bloccosi e andiamo. Al punto è che ce l'ho di 13, quindi non ha senso farlo più grande, no? A parte che poi è dispari il raggio, non lo faccio più grande. Potrei farlo più grande il tutto, certo, assolutamente sì, ma vorrebbe dire eh, andare a sbordare. Al di fuori di questi limiti della torre. A me non va tanto bene, no? Mi avete detto che il vetro clear fa passare tutto quanto, no? Questo vetro, tra l'altro, non dovrebbe più avere i bordi, esattamente. Va che bellezza, cazzo. Perfetto. Comunque, sì. Il motivo per cui la parte di cappella deve essere di diametro 13 è che se la dovessi fare più grande, andrebbe a sbordare al di fuori della parte di muro. E non è molto bello da vedere se sborda al di fuori del muro, no? Anzi, tutt'altro. Quindi questa è l'unica soluzione sensata. Continua a suonare, vi sto odiando. Basta! Basta! Quanto casino che stanno facendo oggi sti qua. E lo so che fa ridere dire che la cappella sborda, però vi giuro che cioè, non è inteso in modo sessuale. Forse. Che divertimento. Wow 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 wow. Ok. Benissimo. Quel tizio là sotto è così minaccioso. Marò Marò Ok, e per il resto, ragazzi, si piazzano i blocchi sulla cappella, non è che ci abbia molto altro da dire. Eh? Che poi cappella è pure sbagliato, perché questa è una cupola, non è una cappella, ricordatevelo. Quanta pace per le mie orecchie, vi giuro, a stare giù vicino alla caserma con quello che giocava con la palla, quello che doveva andare a fare la missione per l'Imps, quello che aveva problemi col microfono, quello che faceva partire la musica, quello che incredibilmente non ha detto gamers all'improvviso e a ripetizione. Cioè, che cacchio? Pesa dopo un po', eh. Ok, poi abbiamo altri due giri di questo. Gamers. Quindi Simo non c'è stasera Perciò qualora dovesse essere stato lui Il nostro bimbo, il nostro Rolando Non lo vedremo mai più Buono a sapersi Tra l'altro, volete sapere una cosa divertente. La dimensione di questa sfera che stiamo facendo in cima alla torre è la stessa identica della sfera che abbiamo fatto là sotto per lo scojones. Quindi, indi per cui la leggenda delle palle intercambiabili qui, su Pandora, in realtà, è pure sensata, perché la dimensione è la stessa. Questa è una domanda a cui ancora non so rispondere. La teoria delle tre palle ora è supportata non solo dal vulcano, ma anche dalla mia casa su Pandora. Clamoroso. Guarda che carino muso che va in giro con Vic al seguito. Che carini. Comunque funziona come torre d'osservazione. Posso effettivamente guardare tutti quanti da quassù. Fico. Mmm. <clears throat>

È giusto? Mi sembra di star sbagliando le palle. Hmm. E infatti le ho sbagliate le palle. Questo va verso l'esterno, visto. C'era qualcosa di sbagliato in queste gonadi. BASTA! E' CHE è STO CASINO? Bella, Kunkun, buonasera. Yes, sto usando il vetro alla fine. E finora il risultato pare essere magico. Comunque non è propriamente identico. È simile, ma non è uguale la dimensione del cerchio. Perciò la cosa delle palle intercambiabili già è sbagliata. Bravo, bella idea, Riman. Tu le scambi e si svuotano a ruota dal piscio che hanno accumulato. È giusto così. È giusto così. Davvero ha segnato l'Ucraina? Come la mettere sul secondo schermo? Mentre ringrazio il buon Kun Kun. Minchia. play come Twitch. Tre pubblicità da 30 secondi non skippabili. La miseria. La forma diventa sempre più strana comunque, eh. io ve lo dico. Non, non, non la sto capendo... Tre, e poi hai 5. Poi Uno che faccio da ponte E poi la stessa cosa la replichi qua Ok Uno che faccio da ponte E poi 1, due, tre, quattro Un, due, tre E infine una volta in cima si chiude. Mamma mia che gran figata questa cappella di vetro che abbiamo in cima alla casa, che abbiamo in cima all'edificio. Va che bellina. Poi col tempo qui o comunque anche qua. Ci sarà tipo la pedanina che ci lancerà e ci farà volare via con l'elitra, ma attualmente l'elitra noi non l'abbiamo. Quindi il massimo che posso fare è tipo provare... Ma ecco... Domanda alquanto stupida. Ma se io questa sfera di vetro la continuassi anche all'interno? per poi andare a fare qua una sorta di piccolo giardinetto, ma avere l'effettivo, come dire, qua avere una sorta di piccola serra e avere però poi l'effettivo piano dentro la sfera, che, 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 che effetto potrebbe avere? Fa da osservatorio slash serra slash goldone. Ah, yes, un grande goldo. Però questa gigantesca sfera in cima a un edificio mi ricorda un po' l'occhio di Magnus in Skyrim. Non so perché. Però mi dà quel vibe lì. In realtà si addice anche particolarmente bene. Se qua poi metto una serie di vasi o qualcosa del genere. Hmm. Ma sai che. Ma sai che.

la sfera la teniamo soltanto. Soltanto. Mh, parzialmente esposta. Ma parzialmente rimane comunque coperta. No, 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 no. Se no va bene tutto, ma. Cioè, neanche un Che pene... Sesso cazzo, palla! Balla! Mi son cacato di. Vaffanculo. Mi sono cacato nei pantaloni. Mamma mia. Emme, eh, cosa ne pensi C di questa magica cappella vitrea? Bella, bella, bella luccicante. Mi piace. Grazie, grazie. 10 su 10. Eh, no, perché stavo tier. valutando. Dimmi. Tira, ti' una questione importante. Dimmi. Allora, Ti ricordi che ti ho detto che uscivo fuori dalle mura? Sì, sei andato. Ah, sì, tralasciando che siamo usciti dalla parte sbagliata, perché penso che ci fosse un solo buco, invece, c'è un buco per ogni direzione. L'aveva la anche detto Franconio. Comunque. Vabbè, me lo ero dimenticato. Fatto sta a 0-0. Sì. A, sì, a 0-0. Ho trovato tipo una specie di botola segreta e sotto, tipo penso a 200 blocchi di profondità, c'era una specie di prigione con dentro un tipo. In che senso? <ride> Il tipo? Ho, tro Ho trovato un tipo, dice che si chiama Anastasio. Ok. Ok. E che è stato rinchiuso lì perché praticamente ha voluto truffare una persona, ma questa persona eh, l'ha colpito, non, non, non lo so di preciso, è molto vago. Quindi, Aveva una mandragola tu... con sé per caso? No, ti giuro. Nessuno. Nessuno ha la mia cazzo di mandragola. Magari c'è la Simo che è offline ancora. vabbè no, no, Non ti so dire. Ma sto Anastasio, adesso, mo... alla... non, non lo so. Allora, lui dice che lavorava come locandiere. Quindi adesso mi sa che lo sfrutterò, per aprire la come mia disco. Ma lo... che senso? Lo sfrutto. Come... Per, la... per la mia disco locanda. Ah, la tua disco locanda, quella la, per la il pigme di cui parlavi l'altra volta. Sì, Bello. esatto, esatto, esatto. Ci sta, ci esatto. sta. Però Ma io, sinceramente, sbaglio, non mi fido tanto. A Mario ti serviva questo? Allora, Tirless, senti, devi mm. smetterlo, ok? Ok. Guarda che se vuoi, quattro diamanti e l'accesso illimitato al privé è tuo. No. Ok, solo il privé? No. <ride> va bene. Più due diamanti? No, non ce li ho. I eh, eh, diamanti, i diamanti sono tipo la marca da bollo. E la Madonna, ma che marca da bollo è? Scusa, Vabbè, è un che, trattato si... importante. S quindi... È come si stai mettendo una marca da bollo da 2 euro? Sono una fattura da 50 centesimi. Però sì, mi ti ma fanno scusami. pagare la marca da bollo da 90 euro per un cazzo di passaporto. Beguglioni. Eh, no, 73, non è 90, però comunque sono un sacco di soldi. No, non, non ho diamanti tierless. Mi dispiace. Tienitelo, che ti devo dire, tienitelo. Ma me tengo, ci okay. rinunci, <ride> sì. cioè, non ci avrai la tua lista nera, <ride> cioè non Va lista bene. nera, lista Va di accesso. Ci... Vabbè, ma sto Anastasio ma... un dove sta? E adesso l'ho portato vicino alla base della dittatura okay. che si sta risistemando, eccetera. Ok, beh, dopo passo a salutare il signor Anastasio. Allora. Eh, sì, perché è molto strano. Ho fatto alcune domande. ma è molto vago. Dice: ha avuto anche dei momenti di blackout. Ah, ma aspetta una cosa importantissima. Mm. Nella sua prigione. io sono introdotto un cadavere. Pure, ho trovato un cadavere. Ma sai che caro. forse non vado a trovarlo? Sto bene così. Ho trovato un cadavere lui con un occhio nero. E mi dice: Eh, ma io un giorno mi sono svegliato Secondo e te ho trovato. Ci ha fatto sesso quel cadavere. Non lo voglio sapere Non voglio neanche domandare Ma che cazzo Scusa scusa Chiedo Curiosità personale No Tiara Io Va bene Ma lo tengo sott'occhio Ok Vabbò Ti farò sapere Casomai Sotto occhio Dimmi se c'ha la mandragola Sto stronzo Che se si è dimenticato Magari No Aveva Tiara aveva soltanto tipo Teste di pesce e Delle carote Dentro quella prigione Non vorrei Se la fosse mangiata Però ok Vabbè Fanix No Va Addio. bene, ciao Tier. Ciao Emme, salutami Anastasio. Sì. Mi son cacato di brutto quando è arrivato così Marò. Che ansia. Allora torniamo a finire la palla. Il lato interno della palla. Ok, quindi vedi, vedi che va qui. Ma guarda come si incastra bene, cazzo. Guarda come si incastra divinamente la palla qua dentro. Sembra quasi che l'abbia costruito apposta sto. sto mega torrone. E grazie Manuel per l'abbonamento. Un bacione. Thank you. Poi, una volta arrivati qua, dovremmo fare un, due, tre. Sì, se qua ai lati metto tipo delle piante, secondo me, funziona bene. Perché poi qua non torna? Qua poi ci avrei un buco. Ah no, ecco perché, cretino. Qua va ancora lì. Ma sai che forse manco devo fare una sorta di. di secondo pavimento. Gran figata sei così, eh? Fico! Ok. Ma allora a questo punto posso anche direttamente togliere tutto quanto il pavimento qui. E sti cazzi. ne dite? Tanto questo è l'ultimo piano, ci sta che non abbia il pavimento uguale, tale, quale a come lo abbiamo sotto, no? Potrei anzi magari soltanto tenere questa base qua o sostituirla col vetro perché è un'opzione pure quella e eh vabbè, sono un coglionazzo vabbè ehm... non lo so Forse preferirei qualcos'altro qui. Davvero una sorta di piccolo praticello. Mm. Non lo so, fatemelo da vedere da fuori intanto. Beh, 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 devo dire che il mega cappellone in vetro, però. il suo effetto lo fa, eh. Secondo me, malaccio non è. Devo capire come gestirlo all'interno adesso, perché quel pavimento lì non mi fa impazzire. Non so se farlo tutto quanto tipo in. Uh, in erba, così che possa farci una mini serra all'esterno della sfera di vetro, oppure boh. No, non potete chiamarlo giardino Pensile. <ride> Bellissimo il giardino Pensile. <ride> non ho neanche terra. Hmm. Be, 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 bello. Come tutti in piazza. Come tutti in piazza. Buonasera. Oh. Chi è lei? Sono il creatore di sedia. Lei è il creatore di sedia, salve. Sì, vuole una patata? No, ma scusi, ma Sedia non vendeva il pane? A me non me ne importa niente del pane, sto cercando per caso... Hai visto Franconio? Ho visto... No, non lo vedo da un paio di giorni, Franconio. Che palle, madonna, una volta che mi serve... Tenga, tenga, oh, non grazie. mi servono le patate, la ringrazio. No, più che altro, se vede la sua creazione... Sì. Ok, eh, sì. le può dire di contattarmi, perché forse ho un ingrediente che potrebbe usare per il pane in panetteria. Ok, ok, glielo dico. Se tu invece vedi Franconio, oh, dimmi. Va bene, che... palle, a palle. A livelli... grazie, signor. Arrivederci, signor creatore. Mm. Perché dobbiamo andare Scusatemi, eh. Perché non gli metti l'erba e la fai diventare la stanza di Rolando? Eh, appunto, potrebbe essere una buona idea. Per quello dico che vorrei metterci l'erba in giro. Vabbè. Raggiungiamo gli altri in piazza. Vediamo che minchia vuole Mo il dottor Bisolo. Yepi, 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 yepi. Ha la faccia da rana ed è sciocco. Yepi, yepi. Oh, basta. Oddio, sta lì. Basta, basta. Oh, no, 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 no. Questo solo che... mi Obvio tormenta che... la notte. No, ma mi scusi, perché qual è il problema? Venga che qui. Signor Pondo, mi fa... Mi fa... Buonasera, oh, Scusate, ma che cazzo la... è quello? <susurra> solo ...di far esplodere tutto. Ma... No! Oh, no! no! Fermi, fermi! So, so, so. Fermi! Non dom per colpa tua. ma io che c'entro? Ma chi l'ha mai vista? Signori, allora non sei pelato. Ehi, hey, problemi con i pelati? Allora! Che sta succedendo? No, no, io segno. sono pelato come te! Allora! E eh, però non è pelato e si è messo sul pulpito a parlare! <ride> scusami, eh! Ma che, che succede? Che cosa? Cioè, c'è chi doveva parlare? Chi doveva parlare? Professore? Dov'è eh, eh, salve! Allora, mettiamoci in ordine! Salga sopra, salga sopra lì! Sì? Ah, i

ma a me piace ah, bastare ma così, bene, vabbè. Allora, vale no? ah. oh, signori, silenzio! Non è che quando uh, non c'è no, il professore. Sì, non sì. portate rispetto. Noi sì, okay. portiamo sempre, oh, rispetto. sempre rispetto. Portiamo portate rispetto, per favore. È l'assistente non pagato, sì, dai, poverino. Oddio, quando cosa? sei seduto e fai il deltoide, plani. Allora. Nu nuove persone, tutti, eh, non ho capito. Signor Gobbo, deve parlare di forte. Non sento. Allora, la cosa importante eh. è che il dottore non c'è e quindi eh. sono io qui il nuovo. E perché non c'è? E perché, perché non c'è? Dove è finito. Dove è fatti i cazzi tuoi Non c'è. Linguaggio, per favore, linguaggio. Mi scusi, ma, non ma chi dove... è lei? Dove è spuntato fuori? Deve no, essere demoniaco. ho certo. oh, cose più importanti da fare che spiegare. Dove è finito Twitch. il professore? Ah, okay. Ovvero Vabbè. il mio capo, ah, professore. Ah, ma sì, lei che fatturare visto, il signor quindi... CEO di Twitch? Eh? Siccome il signor qui, CEO di Twitch deve fatturare molto, Salve, abbiamo deciso buonasera. di ah, inventare un'invenzione sì. molto utile per tutti quanti: ovvero sì! le piscine la possibilità Le piscine. possibilità. Sì, le piscine. Di ah. scattare ah. delle fotografie qui in oh. gioco. Oh, oh sì, finalmente è passato eh, 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 sì, in gioco! Sei così! Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? assurdo. Ma scusi, e con cosa? Rivoluzionario. Eh. Sarà che possibile teatro? fabbricare con delle fantastiche macchine fotografiche. Oh. Ma mi oh. scusi. Oh. Ah, che tecnologia avanzata! Oh. Che che Incredibile. Esatto, incredibile ma cosa ci serve ma, ma non solo minimale. questo wow. c'è sì. di più c'è di più ragazzi non pensate sapete siccome il professore mi ha insegnato anche a fare il backflip beee ah. oh. oh, oh, eh. oh, oh, bravo si muovono, non è possibile. Mo... Non ho tutto il giorno. <ride> la seconda nuova invenzione della giornata: <ride> Ovvero, oh. oh, l'album fotografico. Oh, oh, a me, in effetti, oh, 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 è bellissimo. L'album fotografico. E siccome la mia vita da inventore è molto lunga e devo fare ancora molte cose. Adesso vi eh. lancio nelle vostre tasche i fogliettini delle ricette. Oh. Oh. ragazzi, oh. ci sono oh. i torinesi! Oh. 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 Ci sono i torinesi, ragazzi! Sono Ma arrivati i Torinesi! Non è finita qui! Come sono arrivati per i Torinesi? Tutti torinesi. Coloro... Come Perché? Per tutti coloro mm. che vogliono ci anche farsi dopo. pubblicità e spam ovunque dei vostri SD. nuovi canali Twitch. Abbonatevi, abbonatevi. Ben bravo, due bravo. nuovi tipi di cartelli che si possono fabbricare: i cartelli ah, piccoli wow, e i no, cartelli vabbè. appesi. Oh, ah, per dire. no, Comunque, un, che un aggiornamento migliore che della 121: e anche che questa sì. volta lancio oh, a tutti male. quanti, lancio no, tutti no. quanti no. la Tesla su come fabbricarli. A e voi oh, la mia cassa delle ricette è buono. troppo gentile. Io ho la domanda per il CEO di Twitch! CEO di Twitch, cosa Non ne... mi è arrivato niente a me! Certo, non... ma neanche a ne me! Non mi è arrivato niente È dentro la cassa! È dentro la cassa! È dentro le tasche! Cosa ne pensi delle pool streamer? C'è un cazzo! Ma rappresentano i valori della piattaforma! Quindi... Le supportiamo! Signor CEO! Assente. Scusi, state tutti streamando su Twitch? Immagino, no, io giusto? no! <ride> Coglione, io no! Bannato. Scusi, lei, eh? <ride> io, eh, è Metano007. Salve, signor Metano, guardiamo dal suo storico che lei è stato bannato tre anni fa per CryptoScam: Sì, 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 sì <ride> è proprio lui, è proprio lui. Cioè, sono io, volevo dire, sono io, sì. Ma adesso non è, è, lui, cioè non è legale sei... su Twitch? Sì, adesso è legale, certo. Ah, ok. okay <ride> ma vabbè. No, okay, no. Quindi il mio manno ma non fa più niente, no? Chiedere, come mai sta stai su un'altra piattaforma? Perché, vabbè, ma non mi mettere in palazzo Perché davanti a tutti. Cag... No, adesso queste cose sapere, non le avrei però, mai metà, dette. No. Eh, eh, mi hanno costretto. Ah, ok. E quante sono scese le sue sub, se posso chiedere, nella piattaforma rosso? Quanti, a quanto sono scese? Rispetto a quando? A cosa? Perché perché? Uscito, eh? Rispetto a perché? ma eh, neanche troppo. Una troppo una in una realtà, è. neanche troppo. Sto benissimo. Pre, pre, io non eh, sono molto sicuro. Cioè, che non, Se non vuole, si le mando una foto del cazzo. No? Scusate, devo fare una domanda molto importante. Sì, prego, prego. prego scusi, mi scusi. Sì. Ma dato mm. che io ho avuto una sfortuna che dovrebbe essere diventata fortuna, ovvero che ho una bella malattia che mi ha reso una persona handicappata, quanta possibilità eh. ho di avere la partner in maniera decente? Guardi, la presentazione ah. il programma Ambassador di Twitch, lei è il benvenuto tra di noi. è molto gentile, grazie mille. E, e io, io sono anche omosessuale. Salve, signor Boldo. Buonasera, Leo <ride> del Giovano. al anche io. Grazie, signor Sio. Io sono uno dei pochi neri di questa serie. A mia discolpa, io mi dissocio. Signor Twitch. Sappia che io non ho nulla contro di lei. Continui a lasciare il mio canale lì dov'è? Vi giuro che non succede niente. Signor Nova, salve. Signor TR. Ho Io ho paura un di un caso quello caso. che stanno dicendo le no, persone no, laggiù. No, ma infatti, che mi sono allontanato un, un secondo. No, stia, no, be bella quello. questa casupola. Ha visto? Bellissima. È la nuova? No, non mi lasci così sulle spine. Che è sta suspense? Eh, e volevo presentarle, ho chiamato anche per messaggio. È eh, la nuova torre magica. La nuova torre questa magica, no. ok. Eh, sì. Ho messo, tra l'altro, qui dentro, di tommy, da 1, 2, 3, 4, 5, in realtà ne doggiono ancora uno, però ci sono varie enchantment, descrizione, eccetera, eccetera, ah, in inglese o perché. comodo. Quindi è una sorta di biblioteca. Che <ride> no, non mi faccia shish. Scusate. Questa è una sorta di biblioteca, quindi. Quindi vale. qua c'erano, esatto. Biblioteca consultabile, non sono ancora tutti insomma. Quindi stiamo ancora studiando. Però okay. Pian piano tutti tutte, le metteremo pure in ordine alfabetico. Ho una domanda: noi, esiste sempre, in questa biblioteca cosa? anche un libro okay, oh. che parla di animali? Sì. No, non c'è niente di tutto ciò. E in realtà potrebbe essere. Le faccio sapere la prossima volta. Va che... bene, allora niente. Se, se ce l'ha, le presento anche i miei due allievi. No, tre in realtà. Tra allievi, ne manca uno. Dove è il terzo? No, non so dove sia lì in mezzo forse. Vado a chiamarlo. I quindi, suoi allievi, scusi, cose, cosa, cosa combinano di bello in questo Sono allievi prediletti um, astronauti intergalattici, schiavi, um, maghi oh. di prima linea. Ah, sono no. un po' uomini un po' squali pesce cani, ok, ho capito. Eh, esatto, però sono i miei sì, pupilli, sì, sì. sono gli allievi pupilli loro, okay. draghi, quindi presto prenderanno un quel mio posto che sono ma... Come prenderà il suo aspetta, posto? Aspetta, lei aspetta, se ne va. Oh, una, oh, oh, fermo, fermo. Ho un asso nella manica. Ah. <susurra> <susurra> <surra> ecco, tolto. Oh, no. Mi Mi oh, no, che è successo? perso no, il terzo... Oh, vuole, vuole vedere... Oh, si no, vedere si... no, se, signor Tierra, vuole vedere la magia? Faccio vedere la magia. Allora, si tolga subito oh, la maglietta. No, no, no. Vede questa carta? Sì. Ved vedete tutta questa carta? Sì okay? Sì, sì eh, Ve la mostro meglio, vedete? Ok, ok, sì, molto okay. bella è un Asso, asso, di... asso di cuori eh? Quello è un no, due no, no, di, cuori. di cuori È un due di cuori, avete visto due di cuori? due okay? sì. di cuori, due sì. di cuori Ok sì. Ora Ok perché è ne perché è diventata Che magia, magia Quello cazzo. è un cartello <ride> Sono appena <ride> arrivato e non ho capito la minchia È scomparsa, bella no, magia guardi, è Magico no, Ora guardi nelle sue tasche No, incredibile. Ce l'ha lei? Ce l'ho davvero caffè. io. Oh, che che si sta la roba dal mio zaino. Ehi! No, ha visto? Oh, ha visto che, che gran trucco. Scusi! Ah, no, volevo restituirle la, lei è no, no, scusi, dalla volevo restituirle, per i prossimi venti anni. No. no! Ma il libro Poi. posso prenderlo a casa in prestito nel caso il libro quello no, sugli animali. No, non è, è, il è il primo avvertimento, non è bandito. Il signor okay. Berro ha provato la tangentopoli in realtà. No, no, ah. tangentolato Prima, nessuno, io sono smetta cazzo. Max, lei Dai, queste cose non me le aspettavo. No, no, tangentola, ai Ho allievi. aiutato una costruzione, ho fatto una cosa nobile. Mm. Sì, sì, sì. sì. Dicono tutti che sono Ho dico, fatto una cosa nobile perché hanno costruito dico, un E sì, poi finiscono in carcere perché stanno scammando le persone con i francobolli e, sai, i tagliandini. Io, per io la non la so risposta. niente di queste cose, io sono mm. solo un onesto pirata. Lei su onesto schema pirata, Ponzi. lei insomma, pirati fanno. Ho detto Pirata, ho detto Pirata. Secondo lei, faccio le tue lei è un pirata perché craca i giochi, ah. un cripto pirata, ah, eh sì, al massimo, questo, ma non è tangenti. No, no, signor Waxco. Lei è ammesso, no, mi scusi. Ho messo, no, mi scusi, non si fa se proprio cosa. deve essere accusato di qualcosa, non, non di andare in tangenziale. Mi scusi. Vabbè, eh, comunque, grazie per l'informazione riguardo la torre, eh. signor Nova. Eh, grazie. c'è anche, anche un terzo apprendista lo conoscerà appena arriverà. Va sa eh, che è nostra, grazie, arrivederci. Poi verrò a studiarmi tutto. E Pippo, Baudo e Mamma Triciana. Io Pippo. Io Pippo. Io Pippo. Io E eh beh, contento lui. Io pure. <ride> no, frate. <ride> non in quel senso. E insomma... Pro. Aia. Ma qu quanta roba mi stanno droppando, sti stronzi? Vabbè. Va bene. Of Slippery Piercing. A posto, non serve nient'altro. Va bene. Cazzo fa, si turbo slurpa tutto quanto. Ma lei è un zozzone. Sono spaventato. Allora, bene. Finito il piccolo segmento dedicato alle ricette per la fotocamera. Mi scusi, ma lei che cazzo è? Ah, ciao Terles! Forse ti starai chiedendo dove sia finita la tua mandragola! Da due giorni me lo Bene. chiedo. Per due stack di ferro la potrai trovare a queste coordinate. Sii veloce. Hai solo 5 minuti. Come solo 5 minuti? Loquendoman! La mia mandragola! Neanche due domande ho potuto fare a Loquendoman! Bastardo maledetto Ok, questo inaspettato Dov'è? 761 160 Due stack di ferro Va bene, portiamo Due stack di ferro, tanto Cioè, ne <ride> abbiamo così tanto che chi se ne frega Per avere indietro La, la mia cara Mandragola, più che volentieri Andiamo a portare questi due stack for play. 761 abbiamo detto e poi? 761 170, vai vai vai, 5 minuti abbiamo, 5 minuti. Spero di avere la mia mandragola. Oh, che fico. Il mondo. Wow. Mandragola, mandragola, Rolando, 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 Rolando. Scusate, ho avuto un piccolo momento di ipnosi. Cos'è 761-170? Mmm. Quindi era effettivamente dal lato opposto rispetto a... C'era un tizio lì. E lui. 170, 170, 170, 170. E qua dove ci sono gli uccelli, tipo... No, è qui. 588, 112, meno 78. Allora, 588, meno 78. Prima di lasciargli giù il ferro, anzi, gliene lascio uno. Vado a vedere se c'è il, um, il buon Rolando E poi nel caso gli porto il secondo Veloce, veloce, tanto il tempo dovrei avercelo 588-78 588-78 È su al castello Oh cazzo Col cazzo che faccio tutto il pagamento senza sapere, senza verificare che sia a posto effettivamente integro. Col cazzo, col turbo cazzo, col topo cazzo. 588-78, vai, 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 è praticamente in qua. 5,88. Meno 78. Pro? Proski? Frate? Frate? <coughs> Ti <coughs> prendi, Ronaldo! Rolly! Rolly! Troppa sta <coughs> merda! Rolli! Rolli! Sei vivo! Ah, sta bene, Rolando, sta bene! Bene, bene! Ora, per correttezza, perché sono un uomo d'onore, vado a lasciare giù l'altro stack, anzi, l'altro steak. Tanto ripeto, a me non è che freghi qualcosa. Rolando è con noi, direi di celebrare con un grandissimo. <ride> andiamo, andiamo. Voi non lo sapete, ma intendo provare ad estorcere il rapitore bastardo. Voglio conoscere la sua identità. Un po' alla Scooby-Doo. <coughs> Dov'è il bastardo? Dov'è il bastardo? Dov'è lo stronzo? Uomo loquendo! Mostrati! Fatti vedere! Rolando non c'era nella location indicata! Dove cazzo l'hai nascosto? Giusto, con questo sono più minaccioso. Dove cazzo è uomo loquendo? Dove cazzo si è cacciato? A me non frega un cazzo dei due stack di ferro, non me ne faccio niente, glieli mollo anche volentieri. Voglio semplicemente vedere di chi si tratta. Bastardo. Bastardo. Ciao Tirles. Cosa ci fa lei da queste parti? Allora, non so se posso... No, dobbiamo spostarci però Tirles, mi sta guardando. Vieni, vieni. Io vieni. guardo te molto attentamente. Allora Tirles... Mm. Perché sei arrivato in allora, questa io... zona? Te... Esattamente cioè, stati... in questa Fe... zona Fe... dove sì. mi hai detto... Ho... Ho una missione. Allora... Ah no, allora ti spiego, è presente quel tipo di prima? Sì. Ok? Anastasio, perfetto. Sì. È spuntato. Tipo una specie di aerobrain tutto nero. Mm. Che mi ha detto che era tipo. Non, tipo che lo stava tenendo, non solo. Mi ha minacciato praticamente. Mm. E mi ha detto di andare a quelle coordinate che avrei trovato un barile per, per prendere due stack mm. di ferro e portarli da lui. Soltanto che ho trovato uno stack di ferro. E mm. ora temo per la sua vita. Perché non lo trovo più. E eh vabbè, signore Emerald, dio che ci posso fare. Sono affari suoi. Ma lei che c'entra, scusami, con tutta questa storia? No, niente. Arrivederci. Ma vuole il mio cavallo! <ride> no, me l'ho fottuto da sotto i piedi. Mio. Bastardo. Porga i miei omaggi al signor Anastasio. Che schiatti quel bastardo. Ma come si permette? Come si permette lei? Perché? Ah, ho no, capito, mio me? figlio. E mio figlio non c'era alle coordinate indicate, ok? Quindi stanno mentendo. Ma io, io non so che dirle, sinceramente. A me è stato detto di andare a quelle coordinate mm. per prendere dentro un barile due stack di ferro e portarli sotto al castello. Sa com'è il riscatto? Erano esattamente due stack di ferro. Io ne ho messo uno intanto perché mi hanno dato le coordinate. E tu metto l'altro se effettivamente lo trovo. Non l'ho trovato. Ma sono cazzi suoi, signor Emerald. Se, se il signor Anastasio vuoi, viene ucciso, e se lei viene ucciso, non me ne frega un cazzo. Cioè, aspetta, 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 arrivederci, aspetta, 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 aspetta. Arrivederci. Quindi, quindi Arriveder lei... Arrivederci. Ma mi ridi il castello? Sì. Il castello. <ride> Il castello, si rende conto che se io non porto al castello i due stacchi di ferro, può, può killare uno, una persona innocente? Sì, hanno ucciso mio figlio che era altrettanto innocente. Che cazzo, ne no, mi ne frega? Mi può spiegare un attimo, la, la roba di suo figlio, per favore, è stato rapito. Mi ha dato delle okay. coordinate a cui recarmi. Non c'era il figlio. Fine. Non pago il okay, riscatto, oh. non completo, gli lascio uno solo Mi sembra stack, giusto. Mi, mi sem mi stack, sembra giusto. Però, allora, visto che devo portare i due stack al castello, mm. mi può quantomeno accompagnare? No, sono cazzi suoi, mica miei. Mio figlio è morto, non ho nessun motivo di, di girare, no? No, ha ragione. Che le devo dire? Io, ma è, 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 sic è sicuro che è morto? Suppongo di sì. Non è che può essere al castello? C'era una barca, la sua barca. Quella in cui l'avevo imprigionato io stesso. Ma non c'era lui. Mm. Mm. Non so che dirle alla signor Tearless. In so soltanto che sulla coscienza forse avrà due persone adesso. Ma io neanche una. Arrivederci. Arrivederci. Povera Anastasia. E così il buon Tearless riuscì a fottersi uno stack di ferro. Stratopico. Ma di cosa vorrei vedere... Cioè, per quale motivo dovrei volere vendetta? Ce l'ho qua, il mio Rolando. Cazzo me ne frega di vendicarmi. Io ho riottenuto tutto, anzi. Ci ho pure risparmiato non uno stack io. di ferro. Ma che cazzo? Ma ve l'avrei dato, ladri bastardi. <ride> oh. Mollo il serpente. Vabbè. Oh, bene. tanto tanti poteri for... yeah, yeah. grazie Andrea un bacione thank you grazie per l'abbonamento pepecotto ok well Una persona, anche oggi, è stata scammata! Yeee! Yeah. Obiettivo raggiunto, cazzo. Ultra mega giga stratopico, ha capito. P non so chi l'ha rapito e eh, che cazzo me ne frega. L'importante è che stia bene, Mo. Il buon rolli. Odio questa cosa. Ah, il book in quill ormai a M non serve. Posso anche depositarlo. Tanto che cazzo se ne frega, no? Quello che dovevo fare l'ho fatto. Allora, ma in realtà. Tu fatti togliere. Sto pensando, una volta che qua andrà ad espandersi tutta quanta l'erba in giro, perché quello è inevitabile. Poi, qui mi conviene rompere il resto, certo che mi conviene rompere il resto. E che cosa ci metto? Bella domanda, altra erba ci sta, ma volendo sì. Che gran figata, arrivo ovunque. Ma sai che arrivo praticamente ovunque tranne che nell'angolo opposto. Merda. Che figo. No, più che altro adesso c'è quel piccolo cerchio che andrò a fare. Ok, lo facciamo in terra, ma il resto tipo qua attorno che ci metto. Metto la terra anche qua. È un'idea, è un'opzione. Non ho la terra. Io semplicemente devo andare a formare un po' di terra. Tutta quella che avevo l'ho usata per terraformare e l'ho fatto un po' al volo, un po' a culo. Quella volo lì. A che serve la terra? Boh, a dare un'idea di natura. Poi qua ci metto un po' di foglie, un po' di piante e ci siamo. Why not? E Rolando lo lascio girare là in cima, però dietro il vetro. Posso sopravvivere alla mia vita per tipo 10 minuti di seguito, o devo per forza cacarmi nei bandalogna? No, scusi, a ogni scusi, non era, mia intenzio, no, non era mia intenzione, chiedo scusa, signor Max, la lascio fare. Ecco, una pozione per perdonarla. È una pozione per respirare sott'acqua. Beh, in realtà è molto utile. La ringrazio. Beh, butti via, insomma, mi scusi. Eh. OK. No, non è <ride> nel senso. Ah, è un modo di dire. Ah, ok, allora sì. la, la, la raccolgo. Scusi, scusi, non è mia intenzione. La lascio fare, chiedo Venia. No, più che altro eh, si è ciullato due smeraldi. Se mi potesse ridare, Sì scusi, scusi, Tenga. Una cosa volevo chiederle. Dica: Anzi, due, in realtà. Mm. Dunque, io da questo mercianto, sì. che tra l'altro da me è invisibile. Non so per quello. Sì, motivo. no, no, perché è notte. Diventa invisibile di notte, è normale quello. Ma what the fuck, ok. Sì. Mi sono comprato il mondo Sì No, la Friends' hai... Di cosa? Di Post Friends' Quiz Non ho no idea di cosa stiamo parlando Di un oggetto lei. che ti fa fare una mappa No io non ce l'ho quello Io ho comprato della vaniglia Ah Fico eh, eh vabbè allora niente no. Comunque io Non ce l'ho quella Non fa niente Ah no la Comunque Post Friends' è... Quiz Sì Quella per le Snowy Plains Eh sì, ma ce l'ho. Ma è sempre quella? Eh, mi sa che per lui sì. Porca troia, ne ho prese tipo 18. E eh, mi spiace. Ho 90 smeraldi per lo stesso oggetto? Signor Max, mi sa di sì. Ma se io tipo. provo Adesso provo ad andare a vedere questa cosa gli Snowy Plains, per vedere se una volta preso quello, magari cambia. Mm. Non lo, lo so? so, penso che semplicemente indichi quello specifico bioma più vicino a te in quel momento. Cioè, tipo le Snowy Plains. Ti indica le Snowy Plains più vicine a te. Quindi quando arrivi dice, ti dice eh? che il posto... Secondo me sì. Perché è, è, un, Comunque... è una mappa... Ti fa ti permette di creare una mappa per arrivare a quel bioma. Adesso prova a vedere il sesso. Okay. Ma prima, lei ha mica... Lei mi... So che è strano dirlo proprio a lei sotto questo imponente monumento. Sì. Ma lei potrebbe mica darmi la sua fava? Cioè, nel senso, amica delle fave di cacao. Fa... Non ho fave di cacao, purtroppo. Shit, non può darmi la sua fava. No, mi spiace, niente. Proprio lei per sotto lei. questo cazzo gigante. Ha visto, adesso è pure luc luccicante su in cima. Bellissimo. Ci ho fatto una cupola di vetro. Dovrò, dovrò visitare un giorno mi me dovrà portarmi una fava. Certo, certo, le farò, farò fare il fallico tour. Va benissimo. Vado okay. a prendere un'armatura di merda perché a quanto pare tutte le OP sono sparite. Sì, e... no, vado, e vado, vado. a la morte. Si diverta. Grazie, salve. Arri arrivederci. Eh, saluto sbagliato. Ha le luci in cima è un cazzo di Natale. fa la 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 uh, terra. Poi proviamo a fare anche le macchine fotografia. Le macchine fotografia, what? La macchina fotografica. Ah, yes. Le famose macchine fotografia. Ah, uh ah. -huh. Proprio lui. Io questo albero non lo capisco comunque. Cioè è bellissimo ma non lo capisco. Anzi, sapete cosa? Lo rendo fluttuante. Ok, dai, 57 dovrebbero bastare. <ride> Quanto cazzo è ridicolo? <ride> Capito? No, perché è un pipotto, quindi cazzo. <ride> uh, devo estendere un po' di muschiosità fino a più o meno metà del terzo settore. Ha sensazione, eh? C'è ancora sedia? C'è ancora la sedia a due gambe. Fermi tutti. Andiamo dalla sedia. Salve? Che, che, che passa, amico? Scusi, la vedo in difficoltà, sì. tutto bene? Sì, sto cercando un posto dove fare la mia, la mia grotta. La sua curative. grotta? Sì. Che ne sì, pensa una di una grotta? Sì, una grotta, sì. Sì, cerchi una grotta per fare la sua grotta. Eh... No, voglio costruirla proprio. Voglio farla ah. con... con i sassi. Ma la grotta. Cioè, se lei scava un buco non serve che ci raggiunga. Oh, voglio fare una caverna, però Però sopra, all'aria aperta. C'è quella roba lì, non va bene quella roba lì. Uh, avete visto Rajesh? E eh, però c'è scritto che è di Chi? qualcun altro. Rajesh? No, mi spiace. Cazzo. C'è scritto che è un nuraghe adesso di qualche nuraghe. Ah. Eh. Beh, eh. per una grotta può andare nella grotta. Mmm. Mmm. Ci mai pensato. E se facessi una grotta qui? Potrei Guardi, se grotta. vuole fare una cavità davanti a questa fallica torre, lei è il benvenuto. Mm. 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 Mi piace come idea. Sì, 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 sì. sì. Potrei fare una cavità qui. In effetti, sì, sì, sì. sì. Una, una semisfera di cavità, però. Esatto. Una semisfera. Guardi, sì. così sì, sì, combaccio sì, sì. perfettamente con la sfera vitrea che c'è là in cima. Sì, 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 in effetti, sì. Potrebbe essere una... una... Una terza sfera, esatto. una terza palla. Esatto. Sì, una pelota... No, 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 lui deve capire che le palle sono già di base 3, che di notte prendono e cambiano posto, sono intercambiabili perché siccome il piscio sta nelle palle, in quel modo sì. intercambiandole lei può espellere tutto il prodotto che ha all'interno di una palla singola. Ah, certo, claro, claro. È sì, certo. certo, sì, quindi sì, sarebbe una vero, quarta vero, palla vero. nel caso. Sì, ah, ok, sì, sì, sì. Mm -hmm. claro. Ok, allora la, la faccio qui. Sì. Va bene, sì. prego. Eh, sì. bu buona buona Grazie. serata. Grazie. Sì. Arrivederci. A lei, arrivederci. Con chi ho appena parlato? Pablo. <ride> che cazzo è Pablo? <ride> che cazzo è Pablo? Um... <ride> Sono confuso. <ride> che cazzo è Pablo? <ride> pa questo Pablo sapeva molto di Juan. Il cavallo sul, sul, sul balcone aveva lo stesso vibe. È vero, dovevo cercare sedia. E eh, vabbè, ormai. C'è ancora sedia, c'è ancora sedia. Pablo. Spero davvero non faccia la caverna davanti al mio Pipo, cioè mi farebbe allo stesso tempo ridere e piangere. Ma anche il CEO di Twitch, chi cazzo era? C'è tutta sta gente. <ride> Io non li conosco manco mezzo. <clears throat> Ma comunque non mi bastava la terra purtroppo. E quindi niente. Però posso andare giù a prendere un po' di ehm, foglie e poi craftare un altro paio di robe. Adesso vediamo. Allora, 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 Dove sei? Ricetta corda, ricetta scaffale. Ma è soltanto uno scaffale per gli zaini? Cioè io qua sopra ci posso attaccare soltanto lo zaino? Nient'altro? Ma soprattutto, funziona soltanto con il legno di Oak? O funziona anche con gli altri legni? Spero funzioni anche con gli altri legni. Rimarrei alquanto deluso. Ah, si può fare anche con altri lignei materiali. <coughs> Dopodiché, dei vasi. O meglio, ci sono anche altri vasi al di fuori di questi, oppure mi devo per forza raggiare con loro. Ma soprattutto questi supporti mi permettono di appoggiarci su una qualsiasi cosa. Hanno solo lo zaino. Beh, un po' lame se permettete. Ah, che bello, io posso tenermi l'armor, ma se. Oh, che figata. Ok, ho scoperto Mo. Fico. Bello. <clears throat> I mean, yeah, it's pretty, ma non serve una sega. Fuck. Ho finito le foglie. Oh, scusa Winston. Bah. Uh. Ma in tutto questo. Non i cartelli, quanto più la fotocamera, fammela vedere. Ho bisogno di un cannocchiale e poi 4 di oro e 4 di ferro. Perfetto. Allora, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Crafta, crafta, vai. 1, 2, 3, 4 e poi. Questo rimane qua. Benissimo. Come si fa la foto? Fra ma che cazzo. Come si fa la foto? Forse c'era anche la spiegazione, Ferby. Esco per uscire dalla. Ok? Accovacciati più il tasto destro per aprire il menu opzioni. Possibilità. Zoom on. Upload. Come si scatta? Tasto destro. Non la scatta la foto. Mi ha mentito. Accovacciati più tasto Ma non è vero. dice che serve la carta. Ah! Ma questa è una gran figata. Allora fermi che andiamo a fare il meme TM con sedia. Arrivo subito. Non ce l'ho portata di Vabbè, Vabbè la bambua. ringrazio lo stesso. Salve, lei No, scusi, ha visto il panettiere? Eh, no, vuole comprare un carro? Non ho un cavallo, quindi per ora non mi serve, ma in futuro vuole verrò volentieri ad acquistarlo. Prego. Vuole comprare un cavallo? Quanto mi costerebbe un cavallo più un carro? Allora dipende, abbiamo cavalli di medio prezzo, cavalli di velocità, cavalli di salto e cavalli umili. Il cavallo e... lo posso vendere a 20 pezzi di ferro. Ok, mentre i cavalli, tipo il cavallo perfetto, quanto costerebbe? Il cavallo perfetto attualmente potrebbe aggirarsi intorno ai 5 diamanti. Hmm. Presentazione delle, car delle statistiche molto importanti: il carro attualmente costa 14 diamanti, il carro da trasporto animali, il carro da trasporto merci invece costa 17 diamanti. Ci può mettere dentro qualsiasi cosa e trasportare hmm. quello che vuole. Ma se faccio tipo il bundle, carro, trasporto animali più cavallo. Me lo vende a tipo male, 6 diamanti. Lo sconto, eh, a 6 diamanti è un prezzo troppo basso. Purtroppo non glielo posso vendere. Però potrei scendere in un compromesso: 15 diamanti entrambi. Si può fare. Si può fare, sa? Io sarò qui ad attendere. Non ho 15 della... diamanti, ne eh. ho 8, me li procuro e torno. Certamente, la scuderia della, della Conte Sard è sempre aperta. Ma, che, ma che qualità possiede questo cavallo perfetto? In effetti, bella domanda. Non ci ho eh. pensato. Eh, allora, so. questo cavallo perfetto attualmente non è perfetto. Beh, allora è uno scam! Attenzione! No, 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 Gliel'ho pure detto, l'ho messo un attimo qui, però questo cavallo salta 3,5 e, e corre 12. Mm. È un cavallo pure perfetto quanto, quanto dovrebbe fare? Che cosa? No, scusi, cioè, quanto il massimo che dovrebbe raggiungere un cavallo perfetto? Eh, potrebbe raggiungere 14 e saltare 5. Vabbè, quindi è un cavallo perfetto finto. Questo. Quindi questo no, potrebbe no, essere valore qui, 14 eh? di ferro. Per come me ne parlo. Ah, questo diamante qui guarda tre diamanti. Mm. Questo cavallo. Oh, Vabbè. Qual è il cavallo più veloce che ha? Ci penserò. Il cavallo più veloce che ho attualmente corre 12. Ah. Purtroppo eh, non, non posso avere cranché. di meglio, attualmente ci sto lavorando, potrò avere in futuro uno da 14 ma gli farò sapere successivamente in caso lo dovessi ricevere Guardi, quando Ho avrò capito. il cavallo perfetto mi avvisi, però per ora quella robaccia non la voglio Lei aspetta soltanto il cavallo perfetto? Cavallo perfetto col carro per animali, sì sì sì, non aspetto sì, altro Sì, ma se lei aspetta quella cosa lì finirà la Pandora Effettivamente In effetti lei ha ragione, quindi va bene, nel caso posso accettare anche qualcosa di meno? Eh, un cavallo che salta 3 core 12 è umilissimo, potrebbe... Ti... Cioè, ti permette di... Guardi, provi il mio. Questo qua è il suo? Ed è... Però, sì. guardi quanti pochi cuori ha. Eh, ma i cuori sono indicativamente non essenziali per la velocità e la saltezza. Beh, insomma, dovessi fare un salto sbagliato, questo schiatta. No, non schiatta. È molto forte. Saltare salta. Ce l'ha, tipo... È questo qua per le prove? Sono incastrato. Eh, deve saltare. Ah. Sì, ok. No, no, no. In effetti potrebbe essere comodo. Beh, praticamente sono le stesse statistiche del cavallo bianco all'interno della sella. cavallo mm. perfetto che non è perfetto. Va bene, va bene. Guardi, ci ragiono un attimo. Ma come zona accoppiamento? Posso entrare a vedere? No, zona accoppiamento posso entrare solo i cavalli. Non posso fare sesso io con un cavallo. Eh no, perché altrimenti il figlio poi dovrei venderlo. Vabbè, qualcuno ha rapito il mio, quindi che cambia? Cambia che adesso lo stanno vendendo. Molto probabilmente, ah, sì. beh, se arriva da lei, me lo faccio sapere. Eh, io mi farò sentire non appena avrò abbastanza diamanti. Perché per ora non ne ho neanche la metà uh. di quelli necessari. Mi Poi se le serve del fieno, mi chieda pure. Io sono pieno di balle di fieno. Ok, di fieno. Okay, ok. Giustamente, lei è il, il contadino. Sì. Ci mancherebbe va sono bene. Di Arrivederci. Arrivederci. Adios. Arrivederci. Vi dirò Tre in altezza non è tantissimo, eh. 4 e 12 lo accetto, anche 4 e 11. Goldo. Beh. Lei per caso ha visto il signor la sedia? Sì, dov'è? È lassù. Dove? La seguo, la seguo. La seguo a due gambe. Oh no, non ero pronto. Io non ho un cavallo. Arrivo, arrivo, scusi, eh. La seguo, la seguo. Andiamo, andiamo. Dove sarà andato? Ci sono, ci sono! La seguo da lontano ma la seguo! Beh. <ride> Fa sempre ridere. Beh. Però il carro per animali è comodo, eh, per quello che voglio fare io. Quindi ci sta. Dove cazzo mi sta portando? Ma che qua mi uccide! Beh. Mi dica. È uscito di là. Eh, non lo troverò mai. Non lo troverò mai, Beh. mi sa. Eh, vabbè. La ringrazio comunque. Arrivederci, ci ho provato. Poteva dirmelo in qualche modo che è uscito dal buco, no? Disegnava un buco, ci si metteva... Eh, vabbè. Come non detto. <clears throat> e niente, sedia non lo vedrò mai. Volevo provare a vendere la vaniglia a sedia. Volevo scammarlo perché non penso. Posso usare la vaniglia per fare tipo che ne so. Le brioche alla vaniglia, i cornetti. Devo Devono togliere questa cazzo di musica. Non ce la faccio più. Non la sopporto più. Io ammazzo qualcuno. Cazzo di musica di merda. Vaffanculo. Grazie mille. Grazie mille. ciao. Sì. Eh, gira di un attimo, Tier. Guarda la caserma. <coughs> Rispetto. Riceva le serve la macchina fotografica? No, no, la so, trovato trovato la ricetta. Ok, nascosta. Quanto costano horror. i cavalli? Ai, oddio, mi sono cacato sotto. il cavallo okay. più umile. Costa... Come procede il buco? Muoio mal, muy mal. Ah, La vedo in difficoltà un pochettino. Beh, in bocca al lupo. Sì, grazie. Grazie prego, prego. Sto cercando il modo adesso. Vediamo. Lo trovo. Basterebbe scavarlo, però, ok. Fottuto Pablo. Eh sì, cioè, ci sono tutti i libri là. Cioè sì, che ti spiegano. Vado. Allora, questo. Ah yes! Qua. Questa foto va dritta nella mia compilation del cringe. <ride> senza dire niente <ride> la mia cringe compilation e miseria che zoom Che zoom incredibile. Scusi, eh. Che zoom incredibile. Ma questo qua è un turbo zoom. Fatemi vedere dalla cima del pipo che cosa riesco a inquadrare. Pipi Piriri: pi, Tipo, se io facessi così, cioè, Marò. Io posso vedere nel dettaglio quel fiore lì. Io sto guardando adesso nel dettaglio questo fiore, che da lontano, ma con quanta precisione me lo stai dicendo? Cioè, se io zoom anzitutto con l'effettivo zoom della mod e poi scrollo in avanti per lo zoom della macchina fotografica, mi vedere dei fiori che si muovono al vento. Ma tra l'altro con uno zoom incredibile. Mi mette ansia, sta cosa. Non va bene. Però vuol dire che posso spiare bene le persone. Cioè, riesco a vedere. I dettagli delle vine sugli stone bricks di quel pezzo di castello laggiù. Fuck. Ho fatto una foto che non volevo fare. Cioè, questo è quello che. Anzi, questo è quello che vedo normalmente. Zoom e zoom. Madò. Questo è comodo per, per usarlo come vedetta. Mi sto divertendo un po' troppo. Allora... Io abbassare il muraglione intorno alla cappella ti copre troppo la vista. In effetti sì, ci avete un po' ragione. Devo togliere tipo uno strato di, di pietra, no? Mi piaceva un attimino, più coperta qua la situa, no? Una cappella meno circoncisa, meno esposta, ma capisco il perché io debba, debba esporre. Altrimenti, da luogo di osservazione, diventa luogo di. Boh, devo arrampicarmi per intravedere forse qualcosa. Così è semplicemente una, come dire, una cupola clamidica. La clamidica cupola della torre, cazzo, mi piace. Quindi adesso non posso neanche tenermi la mandragola qua attorno. Non so più dove mettere Rolando ora. Vabbè, non importa, Rolando verrà con me per un po'. Tra l'altro pure dei... Cioè tipo questo. Questo piccolo balconcino qua. Non so se toglierlo o tenerlo, eh. Ma qua magari si lancia giù. Non posso tenerla qui. Non so se tenere questa piccola parte un attimino più ampia. Oppure se toglierla. Quasi quasi la tengo. Potrebbe essere caruccio.

Guarda che cazzo di zoom che c'ha sta macchina fotografica. Eh, vabbè. Cosa gli giù? No, non ho un bucket d'acqua. Stanno facendo il buco. Aia! Signor Franzo! Tirless, gran bel cazzo! Grazie! Sono contento che le piaccia. Volevo dirle che le ho fatto una foto da lontano. Eh, ho visto che maneggiava una macchina fotografica. Tenga, tenga, questa qua è la foto che le ho fatto. Spero le piaccia. Uh, cosa? <ride> Dalla studio, Riesco a zoomare così tanto, ma cosa? <ride> è ma è inquiet... un nato, Porca puttana è, è, è inquietante. Riesce a vedere nel dettaglio tante di quelle cose possiamo spiare dentro le finestre altrui, non cioè volevo dire: no, non... no, nel senso chiaro nel capito? rispetto da... della privacy col consenso, ovviamente. Certo, ma giusto per verificare, se... ma lei cos'ha in mano? Un Aspetta. sacco di cose Bam, è il bottino di oggi alla faccia del bottino. Ma allora, questo qua fa male. Questo martello. L'unica cosa che ho capito è la spada. Non ho capito che cazzo fa. Vuole provare su di me? Ruba le anime. Au! Fatto male? Mi ha tolto tipo un cuore e mezzo, ma non ho capito cosa sia successo. Allora, ho la possibilità. Non sto perdendo esperienza. Di, di, di prenderti l'anima. Cosa vuol dire l'anima? Eccola, oh! l'ho presa. Sono invisibile? No. La vedo. Allora non funziona, non ho capito. <ride> però ho, ho avuto un, degli effetti strani per qualche secondo. Poi ho visto uno spiritello passarmi davanti alla faccia, sì. Le ho attraversato il corpo. Ah, fichissimo! È stato bellissimo! Forse attraversandomi il corpo mi ha restituito l'anima. Può essere. Ah, non ah, lo so. scusate, aspetta, posso riprovare? Finché non. non aspetta, aspetta che mangio. Così mi dici se quando senti quegli effetti divento invisibile, perché qua Vai. dice. If within 5 blocks of source target they source and gain invisibility. Ok, prova. Ok? No, ti vedo. No, mi, oh, mi vedi? Ti vedo. E se faccio così? Ti ho visto fare uno scatto e passarmi alle spalle. Ok, però non è che divento invisibile. No Cioè, forse per mezzo secondo, ma Signal hey, Franz. Che cosa cazzo? Aia! No, no! <ride> <ride> sono un contadino. <ride> sono un contadino. <ride> oh oh, reportage reportage. Dai, no, non sono riuscito a fare la foto. Ho sbagliato il tasto. Eh vabbè. Alleluia, ce l'abbiamo fatta a qualificarci a un, a un trofeo internazionale, cazzo. È stata difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Come disse una volta un grande saggio, siummico. No, fare il giornalista sarebbe uno spreco di tempo. Nessuno si mette a leggere. <ride> Nel 2023 potrei fare il paparazzo, questo è vero. Quello mi divertirebbe come. Vai regà, Italia all'europeo giusto per uscire ai quarti di finale contro la Lettonia. Woo! Ma ora, domanda importante perché vaffanculo la nazione italiana me ne frega relativamente. Ma il Kazakistan c'è andato all'europeo? Perché questo è quello che mi interessa. No, non ce l'ha fatta. Piango. Ha perso contro la Slovenia. Che tristezza. Vabbè, nulla. Figa, però San Marino ha tre partite di fila in cui segna, eh. Merda! Eh, beh, beh, guarda San Marino. Credo c'è un record. Quindi vanno all'europeo chi? La Spagna, la Scozia, la Francia, l'Olanda, l'Inghilterra, l'Italia, la Turchia, la Croazia, l'Albania, la Repubblica Ceca, il Belgio, l'Austria, l'Ungheria, la Serbia, la Danimarca, la Slovenia, la Romania, la Svizzera, il Portogallo e la Slovacchia. Quante sono? Sono 20 squadre. Ne mancano tipo 4. Non so da dove minchia le caghino fuori. Tanto che ciò vada, il Kazakistan non può neanche passare come migliore terza. Turbo Ciavada perché è stata superata dalla Finlandia. Che sfiga, perché se contavano quello se lo sarebbe stata. Eh niente, del cazzo. spero che il Lussemburgo ci arrivi. Immaginatevi il Lussemburgo a giocare l'europeo. Figata. Però posso dire che si vede un po' poco adesso che abbiamo abbassato la come dire. Ora che il prepuzio è stato leggermente ritratto, leggermente abbassato, si vede un po' troppo poco la la vitrea a cappella. Forse e dico forse devo aggiungere qualcosa per renderla più visibile da lontano. Mm. Aia. Vetro colorato così odio il mondo, no? Ma il vetro colorato, no, non mi piace il vetro colorato. Ok. Ho finito le, le foglie. Aia. Mamma mia, proprio c'ho le memorie di Block Ops ad andare in giro così. Block Ops vibes. Ok. Eh vabbè ma figuratevi se, se non c'era qualche difficoltà, se non c'era qualche tra virgolette scammata. Checheronis. Ok. No, oh mio Dio, cazzo che fastidio. In tutto questo, c'ho. Poi band dei velvet in testa e non me la toglie nessuno. Da un fastidio sta cosa. Ok. Anzi, fammi vedere qua com'è dentro. Ok, no, fa cagare lì dentro. Favrebbe cagare lì. Negli angoli Negli angoli devo A parte che qua ne ho dimenticato uno Però devo mettere qualcos'altro lì negli angoli Perché fa proprio cacare Devo mettere tipo Boh il... Questi qua Gli alberi di, flower... di flowering Cose Non lo so Non ho idea Vabbè Rolli 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 coglione sta dentro stai dentro dimmi te coglionazzo sei coglionazzo che fai mi picchi non si fa mi son cacato Immaginatevi se fosse volato oltre quanto io avrebbe fatto ridere, sta cosa? Sono in una Boy Band. Sono in una Boy Band. Manca il senso del pudore. I Velvet, oggi ho i Velvet in testa e me li tengo. Ridammi la dirt. Allora, queste buttiamole qui. Questo anche, questo viene con me. Gli stone bricks. Ne lascio via un po'. La macchina fotografica la metto via. Anche il banner perché tanto chi se ne frega. Pozza di water breathing, non me ne faccio nulla, signor Berro. Potrei aver accidentalmente urtato Shelby Rip, I guess. No, datemi la zalea e quella è in fiore. Dov'è quella in fiore? E poi mi serve il vetro. Vai. Andiamo da Rolli. Poi probabilmente ve lo dico, cioè non adesso ma off-live andrò a ricoprire questa parte. Rolly, ma figa, ma è subito in acqua, ti sei cacciata testa di cazzo. Rincoglionito che non sei altro. Che cazzo fai? Mi picchi! Cioè, ti sei fatto rapire e mo mi picchi pure. Madò Victim Blaming. At its finest in questo momento, da parte mia. Rolly. Fa bravo. Hai bisogno ovviamente del. Va bene? Ok. Non che sia tanto meglio, eh, però... Maybe slightly worse. Just maybe. Fanculo. In che senso, Manu, cosa sto costruendo? domande sto finendo la terrazza io ammazzo qualcuno no davvero no mi manca no mi manca uno slot Va bene, Rolly, posso fidare di lasciarti qua? Ma tu mi segui ora? Perfetto, lì nessuno ti vedrà mai, Rolando. Sei perfettamente mimetizzato con il resto della casa. Divertiti, Rolly. Alla prossima, amico mio. Alla prossima. Oh, è temporaneo finché non gli troviamo una bella sala in cui posizionarlo. Io oddio, che cazzo faccio, eh? Che palle! Allora, detto ciò, io sapete cosa andrei a fare? Andrei quasi quasi in caverna. In modo tale da poter trovare gli ultimi diamanti. E poi pagare Gianco per farmi dare il carro e il cavallo. In realtà è il cavallo, frega sega. È più il carro che mi interessa. Se riesco a, a prendere un carro, top. Magari mi faccio fare lo sconto. Beh, non lo so, vediamo, vediamo. Fammi lasciar giù lo yuppie. Suono in una boy band, suono in una boy band. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Va bene. Andiamo alla caverna. No, vediamo, allora, il mio obiettivo per quest'ultima parte di live, anche se in realtà sono già le 11, quindi... Mm -hmm. Hmm. Hmm? Hmm? Hmm. Allora Vediamo se riusciamo ad infilarci in una caverna Se troviamo qualche dungeon caruccio Bene, altrimenti quitto Cerco i diamanti off camera E nella live di venerdì Andiamo, andiamo effettivamente a comprare Il carrello da Gianco Sperando che Gianco ci sia perché non è neanche detto a sto punto Hmm. Sapete che quasi quasi chiudo? Perché di roba oggi ne è successa anche parecchia. Quasi quasi chiudo. Va bene. Signori, chiudo qua. Tanto avete benissimo tutti quanti presente cosa succede andando in caverna, no? Le cose da caverna. Um, ci vediamo domani con Fortnite, che saremo in compagnia di Yeme, Eren uh, e, e Tech. Devo capire se mercoledì effettivamente avviene roba tanto importante per la lore oppure no perché col fatto che venerdì molte persone sono via, magari vengono anticipate a mercoledì queste cose, ma magari non sono così importanti, e quindi posso tranquillamente tenere lo stesso programma. Insomma, vi informo nel caso sapete che la live di, martedì e di, di mercoledì e di venerdì vengono invertite. Um, ci aggiorniamo. Splendori, fate, fate i bravi. Buonanotte, se rimanete ancora sintonizzati per qualche secondo, verrete rimandati già alla live di domani per attivare la campanellina. Grazie a tutti per gli abbonamenti e per il supporto, belli. Buona, buonanotte. Pandora torna, forse mercoledì, forse venerdì. Bye bye.